facciamo fotoni giorno sono stati ah sono estremi ah, 19 anni eh, uh, faccio uh, sono venuto, cioè venuto diverse volte ma sono andato anche due anni fa in... sì, nel mare

Il senso di questa sessione è molto esplicito, dati per le scelte strategiche, le politiche e la programmazione. È un tema che attraversa tutta la conferenza. Come avete sentito stamattina abbiamo capito che non è l'Istat da sola che può dare questi dati. Ma che c'è un mondo di eh, collaborazioni e di lavoro insieme che va fatto per renderli disponibili. È stato un po' il cuore della eh, relazione del Presidente. Eh, Nell'immaginare questa sessione, eh, io ho pensato a, a, a quattro livelli: eh, il comune, eh, la provincia, la regione e eh, lo Stato. Eh, nel senso. La, domanda, la prima domanda che ci poniamo, ma chiedono, ci chiedono cose diverse, chiedono un'informazione statistica diversa o è sempre la stessa informazione statistica che richiedono? Ovviamente magari può essere a maggior livello di dettaglio, ma quello che sappiamo è che eh, questa richiesta c'è ed è sempre più forte. Eh, noi abbiamo iniziato a ragionare forse 3-4 anni fa, quando sono immersi con prepotenza? Eh, quando è emersa con prepotenza l'esigenza dei DUP questo termine DUP per cui mi ricordo con Bovini abbiamo ragionato su che cosa faceva Bologna per rispondere ai DUP a livello comunale cioè i documenti unici di programmazione di che dati aveva bisogno altra eh, emergenza diciamo, altra cosa emersa più recentemente voi sapete è gli indicatori di BES nel eh, bilancio statale, ma non è solo nel bilancio statale. Molte regioni si sono avviate su un percorso di fornire indicatori di BES all'interno dei documenti che loro propongono a livello regionale. E queste sono le due cose, diciamo, più legate. Non dico che siano adempimenti, non sono adempimenti, però sono legate a diciamo, un adempimento, a una domanda già espressa. Quando si dice devo fare il doppio, devo fare gli indicatori BES, c'è cioè una domanda espressa che dice queste sono le cose, eh, queste, eh, queste lo devo fare e quindi mi servono i dati per poter eh, rendere bene queste informazioni. Eh, però emergono continuamente altre richieste, altre richieste a livello subcomunale richieste di aggregazioni di eh, eh, comuni che possono costituire una provincia, ma possono anche non costituire una provincia, nel senso che sono raggruppamenti omogenei perché sono omogenei per il lavoro, sono omogenei per la montagna, o sono omogenei per altre caratteristiche. Quindi emergono tutte queste esigenze che si compenetrano e rendono più difficile il nostro lavoro. E... Quindi immaginando questa sessione ho chiesto a Roberto Monducci che è il direttore del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istituto di chiuderla in qualche modo dicendo qual è la nostra offerta oggi, quale può essere eh, potenzialmente ci stiamo avvicinando e quale potrebbe essere addirittura eh, in un futuro non lontanissimo. Eh, questo è un po' il disegno della sessione. Eh, non è potuto venire eh, Mauro Bora Bonaretti, che eh, doveva un po' rappresentare lo Stato, essendo lui stato eh, so no, sottosegretario, presidenza del Consiglio, segretario generale. generale della presidenza del Consiglio e poi eh, capo di gabinetto del eh, Ministero delle Infrastrutture. Eh, e quindi, eh, anche se lui ha un'esperienza precedente insomma, a Reggio Emilia, con. Del Rio come direttore generale, ma la cosa che volevo chiedere a lui è proprio quella parte diciamo, di informazioni di governo che servono a governare la macchina statale. La domanda era che cosa hai trovato e che cosa non hai trovato e come, e come ti sei arrangiato, se vogliamo dire. Purtroppo non è potuto venire perché ha avuto un, problema, un grave problema diciamo, di salute, un suo familiare, per cui è dovuto scappare. Eh, a Bologna mi ha scritto praticamente sta, eh, stamattina e, ecco questo è un po il disegno della sessione vi dico un'ultima cosa in continuità con l'altra sessione che ho presieduto stamattina eh, che, eh, la, la, la trasferiscono a, ai relatori eh, stamattina Stefano Michelini presidente Cisis e eh, e un dirigente dell'ufficio di statistica della regione Emilia-Romagna ha detto sostanzialmente le nostre esigenze sono tutte le stesse, il che mi ha distrutto questa sessione, nel senso lui mi ha detto no guarda che vogliamo tutti le stesse cose, il che può essere una tesi corretta, Beh, ovviamente se io ho il livello minimo di informazioni le aggrego e eh, le informazioni possono servire a livello statale. Però lui soste ha sostenuto soste eh, praticamente noi, tutte le regioni, vogliamo le stesse cose, ma non sono solo per noi, sono anche per i comuni, sono anche perché poi servono alla politica nazionale. Ecco, questo ve lo rimando come messaggio che potrebbe essere riutilizzato nel, eh, nel corso di questa sessione. Bene. Eh, spero sia stato chiaro insomma, come disegno della uh, sessione e come si inserisce all'interno del programma complessivo di questa conferenza. Sta in cardini perché cardini inizia, inizialmente si chiamava governance, si chiamava governo, si chiamava governare, si chiamava cosa ci serve per governare. Cardini poi, poi ha preso questo nome che poi significa le basi, la sostanza per andare avanti. E, Darei quindi la parola al primo relatore che è eh, Dominuti, eh, Regione Friuli Venezia Giulia, ti presenti da solo perché credo che ormai hai una decina di incarichi o qualcosa del genere e si occupa di strategie. Lui, eh, se eh, ben capito, porrà all'agento non solo i dati per la gestione corrente, il, la programmazione del DUP, ma anche per le scelte strategiche. Prego. Grazie. Vi presento allora brevemente Gianluca Dominutti, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quindi CISIS. All'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mi occupo di un servizio che integra diverse competenze. Statistica, che era la competenza di base del nostro servizio, quindi eravamo servizio statistica, to core, che è diventato servizio programmazione, Pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica. La statistica, io amo dire, perché questa è l'assoluta verità, costituisce la base per tutte le altre programmazione strategica, eh, pianificazione strategica, programmazione, controllo di gestione. All'interno della programmazione c'è ovviamente il piano della performance. Mi occupo anche, eh, quindi prendo al volo la battuta di Lomoro, anche di Comunicazione, quindi per il momento mi occupo anche dell'ufficio stampa e comunicazione della regione che a mio avviso è integrato o comunque rappresenta una curiosità, al tempo stesso una sfida per tutta la parte precedente, quindi per la programmazione, pianificazione strategica, il controllo, la comunicazione del controllo e soprattutto la comunicazione dei dati statistici. Come detto. In questo intervento si parla di una cosa che secondo me è la più difficile, perché un conto è parlare di DUP o parlare di DEFR, un conto è parlare di quello che sta prima, cioè la strategia, la strategia quinquennale che deve avere un ente, in questo caso la nostra regione. Io ho voluto suddividere il titolo del mio intervento per cercare di andare a cogliere le differenti sfaccettature di tutti gli attori e le attività presenti nel titolo. Innanzitutto chi fa strategie, quindi chi usa i dati per la definizione della strategia, che secondo me è comunque l'attore con cui noi amministrativi ci troviamo più frequentemente a lavorare, anche in un'ottica comunque di complessità, cioè il politico, perché la strategia viene definita comunque dal mandato elettorale, quindi dal politico e dall'altra parte, ovviamente, dai dirigenti, da tutti i direttori che fanno parte della struttura amministrativa. La seconda parte è il termine usare. <coughs> che cosa intendiamo per usare? In tutti questi anni la Regione autonoma di Friuli Venezia Giulia ha elaborato il suo primo piano strategico, me lo ricordo ancora l'11 marzo del 2005, quindi 13 anni fa, e usare significa due cose. Uno, decidere quindi trovare possibilmente la chiave giusta per fare un impatto socio-economico positivo, secondo quello che è la definizione di programmazione dall'allegato 4-1 del decreto 118 sull'armonizzazione, e l'altro, una questione particolarmente complessa, che è quello della comunicazione delle strategie e degli effetti. Tre più per l'utilizzo dei dati per decidere, un più e poi lo vorrei approfondire successivamente per l'utilizzo dei dati per comunicarle, sulla base di quello che abbiamo visto. In tutti questi 13 anni abbiamo visto anche la tipologia di dati che ci servono, perché nel primo quadrante in alto, è un'elaborazione di una mia collaboratrice, abbiamo i dati ISTAT sulle famiglie che costituiscono sia dato di contesto sia dato utile per la nostra programmazione, programmazione sociale, programmazione legata a un aspetto che in Flulivenza e Giulia è comunque molto critico e si chiama demografia, che molte volte è trascurato, quindi un'età media sempre più elevata, una composizione delle famiglie che deve essere sempre attenzionata. In questi anni, lavorando con i nostri politici, abbiamo visto però qual è l'interesse loro per i dati. Gran parte dell'interesse non è tanto per i dati, quanto per il secondo quadrante, quindi quello in alto a destra, cioè le informazioni che loro recepiscono dal territorio, in questo caso un'impresa, un'industria, quindi in tutte le loro visite aziendali, basta prendere anche il settimanale dell'ufficio stampa e comunicazione per vedere tutte le visite degli assessori a varie imprese, industrie, associazioni di categorie, per capire che lì traggono le principali informazioni. Tre crocette rosse per gli archivi amministrativi. Questa è un'altra fonte particolarmente rilevante, non solo per la statistica, ma anche per programmazione e per performance. Un'altra cosa che abbiamo utilizzato sono dati extra statistica. Quindi ad esempio, i bilanci d'esercizio delle imprese per capire come funzionano e se c'è redditività oltre alla loro numerosità. Definizione delle strategie. Prima di fare il DUP, prima di fare il DEFRA, noi sulla base del nostro regolamento di organizzazione dobbiamo elaborare un piano strategico quinquennale. Questo è l'ultimo elaborato 2014-2018 per la precedente legislatura. Adesso abbiamo appena Avviato la nuova legislatura da due mesi, che però si scontra sempre con eh, questo uovo, quindi quest'altra lampadina che esce dall'uovo, che è la strategia emergente, cioè in quattro anni, in cinque anni ne succedono di cose, quindi di ulteriori decisioni, di ulteriori strategie ce ne sono sempre di più rispetto a quelle definite cinque anni prima. Strategia sì, ma devo fare anche una cosa particolarmente difficile, che è il controllo della strategia, cioè vedere se quello che ho deciso prima. Ha avuto un impatto positivo o meno, arrivo quindi al nostro, al nostro sistema complessivo di pianificazione strategica. Quindi io all'inizio del quinquennio faccio il piano strategico, poi faccio il DEFR, che nei comuni si chiama DUP. Quindi annualmente definisco tutta la programmazione con il bilancio. Quindi a novembre definisco tutto quanto. E poi arrivo a una parte che è sicuramente cruciale secondo me in tutta questa, in questa presentazione, che è il piano della prestazione, cioè il piano della performance. Quindi strategia, programmazione, performance. E dopo passo alla seconda fase in cui anche lì i dati statistici sono veramente decisivi. Controllo di gestione e che cosa significa controllo di gestione in un ente pubblico territoriale? Controllo strategico, di cui di solito non si sente parlare che è invece anch'esso particolarmente decisivo e ci viene richiesto dagli organi di controllo, con poi tutti gli altri aspetti, la relazione sulla prestazione, che è decisiva perché se non è approvata dall'organismo indipendente di valutazione non permette la distribuzione dei premi, e poi, particolarmente amato sempre dagli amministratori, il bilancio di fine mandato da comunicare al termine del, del quinquennio. Andiamo ad approfondire un attimo i dati. I dati che, secondo la nostra esperienza, abbiamo utilizzato in questi, in questi cinque anni, soprattutto nella prima fase, quella di definizione delle strategie e poi della programmazione. Utilizziamo dati ISTAT, quindi questa è un'elaborazione di dati demografici ISTAT, che poi si è anche abbinata a ulteriori dati. Questi sono i dati che probabilmente molti di voi conoscono di previsioni dell'Istituto Prometeia, che se non erro sono stati utilizzati anche per il DEF nazionale, perlomeno negli anni passati, e quindi ti danno un'idea di contesto o comunque di previsione, e che rappresentano un'altra fonte rispetto a quella della statistica nazionale, usuale, che però, secondo la nostra esperienza, rappresenta la grande parte dei dati che vengono utilizzati. Qui ho voluto, oltre a fonti specificare anche due tipi di dati per capire quanto possono essere utili per i dirigenti e per i politici nella fase di decisione delle strategie. Noi avremo sempre dei dati di contesto che mi possono dare appunto un'idea di programmazione o della mia situazione, sempre scontrandosi con la tempestività, e i dati puntuali di programmazione. Dati come questi sulle composizioni familiari sono comunque rilevanti per tutte le mie politiche sociali, quindi andare più nel dettaglio, chiaramente questa è comunque una elaborazione, chiamiamola macro, per poi scendere, disaggregandosi, e andare nel puntuale. In questi anni, penso anche a altre regioni, abbiamo utilizzato anche altri dati, ad esempio questi qui di Bach Basel, che è un istituto di ricerca svizzero che si è anche presentato e ha fatto una serie di elaborazioni di benchmarking internazionali che qualcuno delle regioni ha utilizzato. Questa è un'interpretazione sicuramente eh, raffinata, evoluta relativa a alberghi e ristoranti per capire non solo i dati usuali, quindi arrivi e presenti eccetera, ma proprio la componente finanziaria, il valore aggiunto, la ricchezza che molte volte non viene considerata. Nella mia regione sento parlare sempre di presenze e arrivi che crescono, 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 pochissime volte sento parlare di un valore aggiunto che comunque è in calo e quindi di redditività effettiva dei nostri alberghi e delle nostre strutture visibili dalla banca dati sui bilanci aziendali che abbiamo, che abbiamo elaborato anche per vedere l'agricoltura. Quindi quali sono le 10 aziende agricole che hanno maggior redditività e come si evolvono quelle grandi e quelle piccole. Quindi un'integrazione continua di dati di statistica pubblica, ma anche di altri dati utili per fare strategia. Le banche dati amministrative. 13 anni di eh, statistica di strategia. Qual è il nostro parere sulle banche dati amministrative? Le banche dati amministrative, da quello che abbiamo visto noi all'interno di 17 direzioni centrali, è strettamente legata alla cultura statistica, cultura amministrativa quindi di lettura statistica dei dati, del direttore delle 17 strutture. Se il direttore ha una visione particolarmente evoluta e di analisi, Qui si sviluppa il file Excel che leggerà tutti i fascicoli, tutte le pratiche, tutte le richieste di contributo e la storia di quei contributi. Quindi, se io erogo dei finanziamenti per un progetto innovativo, andrò a vedere che fine ha fatto quel progetto innovativo, ma soprattutto lo informatizzerò anche in un semplicissimo file Excel. La cultura dell'elaborazione statistica, ne abbiamo avuto comunque dei vertici direzionali che si sono affidati all'ufficio statistica anche per delle semplicissime elaborazioni statistiche, delle medie, delle mediane, delle analisi che potessero poi concretizzare quel file Excel che per fortuna in quel caso è stato elaborato. In questo caso ci è venuto in aiuto soprattutto l'organismo indipendente di valutazione nella valutazione delle performance, ovvero sia abbiamo adottato questa tecnica in collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione. Tutti gli obiettivi che venivano assegnati ai dirigenti avevano più target. Quindi veniva assegnato un target che riguardava il fare una determinata cosa, quindi il classico approvare la delibera, approvare il piano, erogare i contributi entro il 30 di novembre, però vicino a quello, altri due target di indicatori statistici C collegati in forma pluriennale, due o tre anni, per verificare l'effetto che avevano avuto quei contributi. All'inizio c'era ovviamente ostilità da parte degli stessi dirigenti, però mettendo anche un peso particolarmente basso nel secondo e nel terzo target, dando grandissimo peso al primo target che era quello di controllo di gestione, ho fatto, ho erogato i miei contributi, siamo riusciti piano piano a forzare una cultura statistica all'interno dell'amministrazione. Questi sono sempre stati i nostri avversari un po'. Il politico sul territorio che ha una serie di informazioni che noi non abbiamo. Politica industriale. Non abbiamo tanti dati di politica industriale aggiornati che ci dicano come sta andando. Con, gli incontri sul territorio del presidente, dell'assessore delle attività produttive presso le nostre principali imprese, Fincantieri, Danieli, la siderurgia, il prosciuttifici di San Daniele, sono sicuramente decisivi per sapere non solo come va, ma come andrà. Le previsioni del settore che noi obiettivamente non abbiamo e che vorremmo sicuramente avere: dati, informazioni e previsioni. E questo ovviamente è legato al consenso, quindi è legato ovviamente anche alle richieste che fanno il territorio, associazioni e categorie piuttosto che industriali al politico di nostro riferimento. Riassumendo quindi. Abbiamo una prima fase di strategia, perché qui parliamo di strategia, dove comunque è preponderante la politica e il programma elettorale e di governo del Presidente, in cui la statistica svolge soprattutto un ruolo di contesto, quindi di elaborazione di una serie di dati di contesto. Andiamo al documento di economia e finanza regionale, quindi il DEFR per le regioni, il DUP per i comuni. Noi elaboriamo tutti i dati che sono richiesti anche dal principio di armonizzazione, ma come vengono utilizzati? Qual è il loro valore? Al momento, anche in questa fase qui, abbiamo dei valori e delle elaborazioni di contesto che saranno sicuramente molto utili a fornire un'informazione generale dei singoli, dei singoli settori. Però al momento, dalla nostra esperienza, è molto decisivo il piano della performance in cui riusciamo a identificare lì degli indicatori statistici che non solo mi indichino il contesto, non solo mi indicano gli indicatori di BES e come stanno andando avanti, ma anche nei singoli settori, quali sono le sfide che si pongono i, i differenti direttori. Ultima considerazione. Una volta che ho definito le strategie, faccio controllo e, come detto, faccio comunicazione. Il controllo è una parte strettamente dirigenziale e qui ho riprodotto proprio un caso pratico di strategia, DEFR e obiettivo della performance. Quindi io faccio la strategia e quindi ho copiato e incollato dal nostro piano strategico quali sono gli obiettivi, in questo caso individuale, facilitare la mobilità, coordinare il sistema turistico, allargare il bacino di clientela, quindi per attrarre turisti dalle altre, dalle altre regioni ma anche dagli altri paesi stranieri. Nel documento di programmazione la strategia è declinata, ho un finanziamento del CIPE per un polo intermodale. Di Ronchi dei Legionari, che è l'aeroporto di Trieste, che è l'unico aeroporto del Friuli Venezia Giulia. E quindi mi pongo come risultato atteso nella nota di aggiornamento del DEFR l'apertura del polo intermodale in cui arrivino treni o autobus per facilitare lo svolgimento delle attività dell'aeroporto, che diventa un obiettivo di performance, quindi aprire l'aeroporto. Compito nostro dell'ufficio e della statistica. È quello di andare a vedere quello che c'era scritto. Quindi non solo vedere che l'aeroporto abbia il polo intermodale aperto il 19 marzo del 2018, quindi obiettivo raggiunto, ma quali sono gli effetti. E questo caso è un caso che comunque ci ha fatto parlare, perché comunque nei primi quattro mesi del 2018 e soprattutto nell'aprile, ripeto, il polo intermodale aperto il 19 marzo, ha avuto un risultato comunque negativo. Quindi. Un momento di controllo strategico, di cui solitamente non si parla negli enti. Il controllo strategico è definito nel Decreto legislativo 286 del 1999, quindi, controllo strategico che ha ben 19 anni e che difficilmente viene realizzato nella fase di valutazione e nella fase in cui la statistica si trova ad essere sicuramente esaltata, ma anche comunque in difficoltà perché deve elaborare i suoi dati. Oltre a questo la comunicazione. E concludo. Quando abbiamo fatto il bilancio di fine mandato della precedente legislatura abbiamo parlato con la nostra Presidente e in quel momento abbiamo realizzato soprattutto quello che lei voleva, cioè il tipo di dato che per il politico è sempre preponderante e decisivo, che è quello finanziario. Abbiamo fatto un documentino di... Nemmeno 30 pagine, e la nostra Presidente chiedeva che per tutte le politiche che lei aveva valato in 5 anni fosse evidenziato sempre il dato finanziario in maniera molto chiara. Quindi, guardate, ad esempio, questa pagina che è sull'agricoltura, vedete tutti i milioni di euro che sono stati erogati e finanziati sul territorio. In cui poi abbiamo aggiunto dei dati statistici: l'aumento dell'export, l'aumento dell'export di vino avuto. Quindi Dall'esperienza comunicativa, comunque per il politico, il dato finanziario è assolutamente decisivo. Questa è un'altra pagina in cui vedete non c'è nemmeno un dato statistico, ma sono evidenziati, parlo della parte ovviamente grafica, solo l'erogazione dei milioni di euro. Ultima slide, che è il solito tallone d'Achille con cui concludo, quindi il dato negativo dal controllo di gestione, dal controllo strategico per la comunicazione. Noi ci troviamo sempre in grande difficoltà comunque ad esprimere un dato comunque negativo. In tutti questi 13 anni io ho trovato una grandissima ostilità nei confronti del primo. Quando c'era questo dato qui, qualsiasi fosse la legislatura, c'era sempre una grandissima ostilità e mi hanno chiesto addirittura dei colleghi della comunicazione di non comunicarlo, di cancellarlo. Quindi senza fornire un'analisi un che accompagnasse comunque un dato che spiegasse tutto questo. Io ogni tanto citavo il dato particolarmente negativo delle aziende agricole crollate radicalmente da un cessimento all'altro, che invece si sposavano a una crescita del valore aggiunto e della redditività, struttura aziendale della nostra agricoltura. Però un meno è sicuramente un problema. I nostri cittadini comunque ci scrivono, ci cliccano e abbiamo visto che al cittadino comunque la trasparenza statistica, il dato statistico negativo o positivo interessa sempre e piace sempre. Questo lo vediamo con assoluta certezza e rappresenta sicuramente il punto cardine di tutta la strategia che vi ho spiegato. Vi ringrazio per l'attenzione e. Sicuramente interessante perché eh, raramente parliamo dei dati per le strategie e il controllo delle strategie, tendiamo a parlare più dei dati per la programmazione. Eh, devo dire che mi piace molto questa idea di mettere insieme le statistiche, la pianificazione strategica, la programmazione, il controllo di gestione e la comunicazione. Chiedo agli altri uffici di statistica presenti, magari alla fine quando interveniamo, cosa ne pensano di questo accorpamento di, di funzioni. Eh, il problema della comunicazione esiste, eh, l'Istat come sai ha dovuto oh, 25 anni fa ha fatto il lock up, cioè ha detto questo dato esce ed esce in questo momento e qualunque esso sia, so che questo è più difficile all'interno ovviamente di un'amministrazione che non ha la statistica o ha anche diciamo, la stessa programmazione come eh, core business. Eh, eh, però insomma uno, un, un obiettivo l'hai raggiunto, io penso di fare le vacanze in Friuli Venezia Giulia, non so se cambieranno le tue statistiche, però io penso di venire su... Eh, Carlo Rapicavoli per le province, io sto tenendo stretti gli interventi in modo da aprire il dibattito, quindi vi prego di segnarvi le domande perché secondo me ci sono questioni abbastanza interessanti da cogliere. Allora, ne un attimo perché mi sono sì, sono di direttore generale della provincia di Treviso e anche di direttore de dell'Anci Veneto e dell'Upi Veneto quindi ci mi, mi occupo de del sistema degli enti locali in Veneto. Allora Parlando di, di province visto che è il tema che affronto ne ne necessariamente devo fare una, una premessa sulla difficoltà de delle province ne negli ultimi anni pur abituati a fare un'attività di, di programmazione eh, sulla base dei dati, ma anche di strategie, eh, evidentemente quello che è successo e che tutti sappiamo ne, negli ultimi 4-5 anni sul riordino ma, eh, mancato de, eh, delle province, la riforma costituzionale no, non approvata, la, la loro trasformazione necessariamente ha inciso su tutto il ciclo de, eh, della programmazione delle province. Tanto più che eh, a normativa, sia dal punto di vista finanziario, sia eh, appunto sull'ordinamentale, ci cioè ha imposto una. Un blocco sostanziale della programmazione con bilanci annuali e piani di programmazione solo annuali. Ma malgrado questo, proprio perché abituati a un'attività di programmazione territoriale, sia per l'attività dell'ente sia anche di coordinamento territoriale nei confronti dei comuni, pure in queste difficoltà, in questi anni si è cercato di continuare in questa attività pur eh, anche spesso con grande fa fatica cioè, cercare di costruire il, il duplo, la programmazione, l'analisi dei dati o creare de delle strategie senza avere effettivamente neanche una prospettiva di vita dell'ente de stesso. Adesso, dal 2018, eh, la situazione sembra mo modificata, quindi si può eh, parlare nu nuovamente di strategie. Quando parlo di strategie mi riferisco a scelte di governo dell'area vasta che la provincia è chiamata a svolgere. Prima di tutto, già la legge del Rio, malgrado la trasformazione dell'ente, aveva mantenuto nella provincia la pianificazione territoriale e provinciale di coordinamento. Per fare la pianificazione territoriale, che riguarda, tanto per fare qualche esempio. Eh, lo sviluppo delle aree produttive o dei servizi pubblici locali è chiaro che avere a disposizione dei dati di, di riferimento sull'andamento dell'economia, dell su, sui dati pro, produttivi, sullo sviluppo dei, dei servizi da domanda e offerta di, diventa assolutamente fondamentale per poter re, realizzare de, delle strategie di pianificazione che, che siano di, di lungo respiro, qual è la pianificazione te, territoriale. La, la stessa impostazione de, del DUP, co, così come ci richiede la normativa, in particolare la sezione strategica, poi anche i comuni si trovano nella stessa situazione. Prevederebbe dico prevederebbe perché anche su questo abbiamo una situazione di difficoltà: un obiettivo quinquennale, che era previsto come obiettivo di mandato, mandato elettivo. E con eh, i paradigmi del mandato politico, gli obiettivi strategici che poi si traducono nella relazione di inizio mandato e di fine mandato, in cui il politico, il presidente, l'amministrazione la, la, fissa de, de, degli obiettivi e li verifica nei, nei cinque anni. Nella costruzione di, di questi obiettivi, sono naturalmente fondamentali i dati di, di riferimento, sia generali del contesto te, territoriale, sia delle funzioni specifiche de, dell'ente. La necessità o spesso anche la, la difficoltà di, eh, di reperire dei, dei dati con facilità ci ha posto alcune di difficoltà di programmazione e anzi hanno poi portato gli enti, più che meno, anche in vario modo, ad attrezzarsi per costruire dei dati e per mettersi al servizio anche dei comuni con delle informazioni. Faccio qualche esempio visto il tempo breve a disposizione. Per esempio una delle funzioni fondamentali da sempre storiche delle province, quale enti di Arevaste, è la viabilità interventi sulla viabilità provinciale, che poi è la rete di connessione secondaria oltre alla rete statale o regionale, ma insomma che lega tutto il territorio, richiede degli interventi e la programmazione di investimenti che devono trovare una loro: base di programmazione per esempio sui dati sull'incidentalità, i dati de, del traffico, i dati di sviluppo delle eh, attività produttive in una certa zona. È chiaro che avere a disposizione questi dati aggiornati ci consente, di, di fronte alle risorse scarse che ci sono a disposizione, di stabilire le priorità di intervento, intervenire nei punti neri della viabilità dove ci sono eh, ma, maggiori problemi o criticità. Per fare un, un esempio della, della mia provincia, proprio per sopperire a questa difficoltà di, di, di dati è stato creato un, un osservatorio, poi fatta una convenzione con Istat, ra, raccogliendo tutte le informazioni da, da parte di tutte le, le forze di, di polizia, la polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, per, per avere tutti i dati aggiornati in tempo reale su, su, sull'incidentalità, le, le, le ragioni de, dell'incidente, i, i punti critici della viabilità e programmare co, così eh, gli interventi. Analogamente per l'edilizia scolastica, altro scolastica superiore, altra eh, competenza fondamentale per, per le province, è chiaro che avere i, i dati sull'andamento de demografico, i fenomeni migratori hanno inciso fortemente sulla popolazione scolastica, con dei, dei, dei picchi di, di incremento che hanno messo in crisi sia in, i comuni per gli spazi di, di aule sia conseguentemente poi per l'istruzione superiore nelle province mettendoci in difficoltà sugli investimenti, quando poi adesso abbiamo raggiunto il picco, adesso è previsto nei prossimi anni un calo, ma allora c'è il problema di, di definire che tipo di intervento, che tipo di investimenti fare, eh, se costruire nuovi edifici oppure so, sopperire a delle situazioni di, di emergenza di, di, qualche, eh, di qualche anno, per, per poi rientrare ne, nella normalità. O i, i dati, sempre parlando di istruzione, evidentemente conoscere eh, dati sul eh, sviluppo industriale, le, eh, gli andamenti di, di mercato, ci aiuta nell'attività di orientamento scolastico, eh, nella scelta del, de, del corso di, di studi legato ai possibili sbocchi occupazionali. E molte pro, province hanno svolto da, da anni, da, da sempre, anche nella situazione attuale appunto, di, di difficoltà, questa attività. Eh, i, I dati in generale sul mercato de, del lavoro sono stati in questi anni fortemente legati alle funzioni legate ai centri per l'impiego, che sono state fu, funzioni de, delle province, adesso con le, il riordino sembrano eh, tornare come funzioni re, regionali, ma è chiaro che tutte le attività, le politiche attive del lavoro e eh, i finanziamenti che sono stati de, destinati a tale scopo sono strettamente legati alla disponibilità di, di questi dati. Non avendo più il mandato elettivo, eh, eh, con eh, un, più il collegamento fra il Presidente e il Consiglio, con scadenze di, di tipo diverso, è, è chiaro che questo obiettivo politico di, di mandato ha perso un po' del, de, della sua na natura propria, e de, del rapporto fra... L'eletto e gli elettori. Tuttavia, comunque il presidente o gli amministratori delle province sono sindaci o amministratori comunali. Questo rafforza questo rapporto del territorio fra la provincia e i comuni e ci dovrebbe essere, mettere in condizione di, di poter svolgere questa funzione di, di raccordo di informazioni perché molte di, di questi dati necessari. Per la programmazione servono alla provincia, ma servono anche ai comuni per, eh, per le politiche comunali e sono gli stessi amministratori comunali che si trovano ad amministrare la provincia dove svolgere questo tipo di funzione. Poi di, dipende, e qui la, la situazione è molto variegata nel, nel territorio in base alle varie esperienze locali, ma ci sono molte realtà provinciali che si sono dotate, ma da tempo ormai, di una pianificazione strategica. La pianificazione strategica che è sviluppata sia dal livello politico ma anche dal confronto di, di diretto col, col territorio. Pianificazione strategica, apro solo una parentesi, che invece di, diventa fondamentale per la città metropolitana, non, non, non so se ne, se ne parlerà dopo, ma sulle di, di area vasta abbiamo in questo momento due, due realtà diverse, abbiamo le province e le città metropolitane. Che almeno teoricamente sulla carta dovrebbero avere delle funzioni di pianificazione diverse. La città metropolitana ha proprio come funzione la pianificazione strategica, mentre la provincia avrebbe solo la pianificazione territoriale. Ma molte province, al di là dell'obbligo. Eh, di, di legge si sono dotati della pianificazione attraverso un, eh, un raccordo con, con tutti i rappresentanti de, eh, del territorio del mondo pro, eh, produttivo de, 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 della cultura e eh, di tutte eh, le, le realtà sociali de, del territorio e si è, si è tradotto in, in azioni co, concrete in azioni amministrative che poi si sono tradotti ulteriormente nel ciclo della programmazione che è stato illustrato prima e che, che trova riscontro in, in tutte eh, le, le realtà amministrative sia provinciali e sia comunali legati anche necessariamente alla stessa gestione dei di dirigenti del raggiungimento de, degli obiettivi delle valutazioni che alla fine il modello regionale è eh, di, di fatto applicato sia a livello provinciale sia a livello comunale se eh, abbiamo un, una eh, sottolineatura da, da fare e spesso eh, ci, ci troviamo nella eh, difficoltà di, di, di reperire informazioni mh, con fa, facilità o, o anche eh, mh, in tempi rapidi o aggiornati. Cioè, le, I tempi di, di elaborazione o, o, o di richiesta de, de, delle informazioni spesso ci, ci mettono in difficoltà rispetto ad esigenze immediate di, di, di decisione. Questa è, è sempre stata una, una difficoltà ma che è legata anche, eh, lo si diceva anche prima, alle esigenze po politiche da risposta su, sul territorio. O anche, spesso, ma magari quello che, è, che risulta dal dato statistico, dal dato scientifico, non corrisponde dal dato di percezione reale, cui eh, spesso il, il, il Presidente, l'amministratore la, la, è maggiormente sensibile, ovviamente. E, allora spesso magari ci, ci si trova nella difficoltà fra chi... La, eh, costruisce la programmazione o fa le, le, le attività proposte o di gestione tecnica, con, con le scelte politiche che eh, mirano più a, alla risposta in, immediata di ciò che è percepito eh, e magari spesso no, no, non corrisponde al dato. Ma se poi ci troviamo nella difficoltà di non avere il dato te, tempestivo, faccio, torno all'esempio di, di prima. Per esempio, su, sui dati eh, di natura economica, o sull'incidentalità, o sui eh, dati, i flussi di, i, di traffico, le cose che dicevamo prima, è chiaro che, che la scelta poi viene più de dettata dalla richiesta de del territorio piuttosto che, che, che dall'esigenza specifica. Quindi, la, la tempestività de de dell'informazione, la disponibilità de de dell'informazione e credo che già sperimentato. Per esempio molto positivamente per la mia realtà di, di Treviso, ma ce ne possono essere anche altre di un rapporto di collaborazione più diretto anche con Istat per uno scambio di informazioni, perché noi abbiamo delle, eh, de, della raccolta di, di dati che, che noi riusciamo ad avere da, ne, dal territorio che possono essere poi confrontati o, o elaborati, che ci potrebbero consentire sicuramente di, di, di dare que quelle risposte di, di cui abbiamo bisogno. Grazie. C'era un termine stamattina che ha sentito la reazione del Presidente, che era, insomma, un termine, addirittura al termine del il titolo della conferenza, che era incertezza. Io credo che anche l'incertezza legislativa abbia un ruolo su, su come lavoriamo. Non l'incertezza, perché le regole attualmente sono chiare, però magari tra un po' cambiano un pochino, poi c'è qualcosa che non viene completato, poi si torna indietro e così via. Quindi devo dire che questa è un'influenza di cui dobbiamo tener conto. Eh, mi, mi sembra importante dire che ci sono soluzioni eh, eterogenee, variegate, come ha detto il dottor eh, eh, Rapicavoli, eh, rispetto a un problema che è comune, che è quello della pertinenza e della tempestività, su cui credo che eh, Roberto Monducci ci dirà poi qualcosa di più. Eh, il paradosso è che da, in questa conferenza e da... 4-5 conferenze parliamo di diluvio dei dati, di eccessi, eccesso di dati che ci cadono addosso e nello stesso tempo parliamo di scarsezza, di eh, pertinenza del dato e di eh, tempestività del dato. Perlomeno non sappiamo dove trovarlo, non abbiamo difficoltà a trovarlo. Ecco, questo paradosso forse è quello che noi oggi dobbiamo assolutamente tentare di risolvere. Eh, io vi propongo di fare la terza relazione di eh, Gianluca Bovini e, e poi apriamo il dibattito prima della, della, di Roberto Monducci, così se ci sono altre suggestioni lui può ulteriormente rispondere. Prego. Bene, Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie al dottor Lomoro per questo invito. Io mi chiamo Gianluigi Bovini, ho diretto eh, l'area programmazione, controlli e statistica del Comune di Bologna fino alla fine 2016 e poi sono andato in pensione. Nell'ultimo periodo ho curato in particolare, anche perché c'era un'evoluzione normativa, gli aspetti di cui parliamo oggi. Allora, intanto gli interventi dei relatori che mi hanno preceduto mh, hanno già detto cose che eh, sul rapporto fra i dati, la pianificazione strategica, il controllo strategico, il controllo di gestione, il ciclo della performance valgono anche nella specificità delle amministrazioni locali per il Comune di Bologna e quindi vi risparmio eh, come dire, il mio ribadire eh, questi concetti. Ne approfitto invece per focalizzarmi nell'intervento, in modo particolare su un caso concreto di applicazione di dati statistici a esigenze di programmazione, no? che spero eh, sia di interesse, che comunque è in sintonia anche con un lavoro più ampio che ha svolto a livello nazionale Istat sulle città metropolitane. Poi se volete approfondire come il Comune di Bologna nello scorso mandato e anche in questo ha utilizzato i dati statistici nella programmazione e nelle varie attività che sono state descritte sulla rete civica del Comune c'è cioè un'ampia documentazione che potete trovare. In sintesi eh, qual è il compito della statistica? E qui credo, dottor Lomore e dottor Monducci, che veramente se c'è un punto di forza di questa esperienza sia l'integrazione della statistica anche da un punto di vista organizzativo. Con le attività di programmazione e controllo strategico e con le attività di controllo di gestione. Questo, secondo me, è uno dei fattori essenziali perché i dati statistici entrino veramente non in modo retorico, ma in modo eh, come dire, vero e sostanziale nei processi di programmazione degli enti locali. Noi, soprattutto nell'ultimo mandato, eh, che Bologna si è chiuso nel 2016. Poi abbiamo nuovamente votato il sindaco in carica è stato riconfermato. Quindi, questo è il suo secondo mandato, abbiamo dovuto affrontare un problema enorme come la generalità dei comuni italiani, che è stato quello eh, forse inevitabile, non do giudizi di valore, mi limito a un giudizio di fatto, della drastica riduzione dei trasferimenti statali. Il Comune di Bologna, su un bilancio complessivo, io ero responsabile. Assieme al collega che si occupava degli aspetti finanziari del bilancio del comune di Bologna e la sfida che abbiamo dovuto affrontare ovviamente assieme al sindaco e alla giunta. Tra il 2011 e il 2016 siamo partiti all'inizio del mandato con 200 milioni circa, adesso arrotondo un po' il dato, di contributi statali o regionali o di fondazioni bancarie su un bilancio di 540 milioni e abbiamo finito il mandato dove praticamente questi contributi sono stati azzerati. Quindi in questo momento il Comune di Bologna ha un'autonomia finanziaria, cioè entrate tributarie e extra tributarie pari al 100%, anzi se teniamo conto del Fondo di Solidarietà Nazionale andiamo oltre il 100% e questo ci ha costretto in campo statistico a dedicare una particolare attenzione a due temi. Il tema delle basi impositive locali, perché ovviamente abbiamo dovuto sostituire quelle entrate che erano di natura derivata con entrate locali o tributarie o extra tributarie e quindi ha assunto una grande rilevanza il profilo. Reddituale della popolazione, il profilo reddituale delle imprese che sono poi quelle chiamate a contribuire al bilancio comunale in forma tributaria e destra tributaria e ha assunto una grande rilevanza sul versante dei servizi l'opera di eh, revisione e riclassificazione, non solo in chiave ragionieristica, ma eh, strategica e possibilmente intelligente della spesa. E quindi l'evoluzione demografica e sociale della popolazione. Che dopo, come vi farò vedere a Bologna, ma è un caso. Che poi si ripete in quasi tutte le città italiane di media e grande dimensione, è stata particolarmente intensa. Quindi i due focus sono stati quali dati la statistica portava al processo di bilancio sulle basi impositive locali, e abbiamo lavorato moltissimo sugli archivi delle dichiarazioni dei redditi dell'Agenzia delle Entrate. Oggi non vi faccio vedere questo lavoro perché non c'è tempo, ma se consultate sempre la rete civica potete trovare gli studi che abbiamo fatto in questo senso. E poi. E qui devo dire, io francamente ho diretto l'area a lungo, ehm, non ho mai avuto, lo dico con grande sincerità, pressioni dalla politica locale per non fare uscire nessun tipo di dato né positivo né negativo. La dimostrazione di quello che dico è il lavoro che presentiamo oggi, che ci è stato commissionato, io stavo chiudendo eh, la mia esperienza nella seconda metà del 2016 dalla politica locale, anche sull'onda di un voto amministrativo che ha confermato l'amministrazione uscente, ma che aveva evidenziato problemi di consenso, quindi problemi che il politico deve guardare con grande attenzione in alcune zone della città. E quindi in qualche modo l'ultimo mandato che mi è stato dato è stato, cerchiamo di capire assieme che cosa succede, in alcune parti della città perché evidentemente il principale indicatore di controllo strategico e anche di controllo della gestione è il voto dei cittadini. No? Noi possiamo guardare qualsiasi dato contabile, possiamo guardare qualsiasi dato di qualsiasi fonte, ma quello che decide dell'efficacia e dell'efficienza di un'amministrazione ogni cinque anni è il voto dei cittadini. Poi può piacere o non piacere, ma è l'unico sondaggio. A cui bisogna credere perché è l'unico sondaggio a cui la democrazia dà un valore. E quindi, in qualche modo, c'è stato commissionato questo lavoro di analisi in modo molto dettagliato della città, ovviamente sia degli aspetti di vulnerabilità sia degli aspetti di opportunità. E questo lavoro. Casualmente, lo dico come spesso avviene nella vita, si è incrociato invece, lo abbiamo scoperto strada facendo, con un lavoro che Istat stava portando avanti su scala nazionale, su mandato di una commissione parlamentare con cui poi abbiamo interagito anche noi sui problemi delle periferie. E quindi in qualche modo questa è una specificazione locale, anche con alcune differenze di metodo che adesso vi farò vedere, di un lavoro più ampio. Promosso da Istat, che potete ovviamente reperire eh, sul sito Istat perché è stato meritoriamente ampiamente eh, documentato. Allora, vabbè, che cosa si intende per periferie? È chiaro che alla radice di questo lavoro nostro e anche di quello di Istat c'è una costatazione banale, se per periferie si intendesse ancora tutto quello che è fuori dal centro, questi studi sarebbero inutili, basterebbe prendere una carta geografica di qualsiasi città, guardare qual è il centro storico e definire le periferie, come dire, per esclusione, cioè quello che non è centro è periferia. Noi sappiamo che oggi e lo vedrete, credo da questi dati, le dinamiche demografiche, sociali ed economiche hanno complicato questo schema territoriale. Troviamo degli aspetti di fragilità demografica che erano nati a Bologna nel centro storico, adesso prevalenti invece nelle zone esterne, e troviamo nel centro storico della città, che pure rimane la zona più ricca, molti aspetti di fragilità eh, sociale ed economica. Quindi noi abbiamo proprio per cogliere queste specificità del territorio, anche per restituire agli amministratori un'immagine della città che. Mettesse in moto una serie poi di ragionamenti, di scelte strategiche e anche gestionali, tentato di eh, analizzare tre dimensioni della fragilità. La prima dimensione che abbiamo preso in considerazione è la fragilità demografica. A Bologna, ma in forma forse leggermente meno accentuata, ormai vale per quasi tutte le città italiane, credo anche per il paese, cioè per la nazione. Noi abbiamo da tempo una situazione demografica eh, compromessa, nel senso che il saldo naturale medio, cioè la differenza fra le nascite e i decessi, è ormai dal 1973, quindi abbiamo anticipato largamente le tendenze nazionali, pesantemente negativo e costantemente negativo. E questo è un fenomeno che io ho sempre portato all'attenzione degli amministratori come un fenomeno su cui riflettere attentamente perché si parla tanto di percezione, si parla tanto di indicatori di fiducia, ma il principale indicatore di fiducia di una popolazione nel futuro, a mio avviso, è la natalità. Quando la natalità sistematicamente scende su livelli molto bassi c'è qualcosa che non funziona. Poi possiamo discutere su che cosa non funziona, io ho le mie opinioni. Sicuramente c'è un enorme problema ancora di conciliazione dei tempi di vita e di equilibrio dei compiti eh, diciamo non lavorativi ma riproduttivi in senso ampio fra i generi, però ci sono problemi che la politica locale e nazionale deve guardare in faccia ancora, però gli esiti a tutti i livelli non sono positivi. Poi abbiamo invece un altro fenomeno che è molto bello, che io ho chiamato la sfida della longevità, cioè un forte invecchiamento della popolazione dovuto a un eccezionale allungamento della speranza di vita. A Bologna mediamente siamo su valori leggermente superiori alle medie nazionali, gli uomini vivono 81 anni, le donne 85 anni e questo ha determinato un aumento assoluto del numero degli anziani molto forte e anche per effetto della caduta delle nascite un aumento ancora più marcato della percentuale degli anziani sulla popolazione. Quindi noi per fotografare in modo essenziale, senza troppe eh, mappe questo fenomeno della progredità demografica abbiamo scelto tre fenomeni. La percentuale della popolazione residente con 80 anni e oltre, al 31 dicembre 2016, e fra poco uscirà a cura del bravissimo collega che prosegue il mio lavoro, Franco Chierini, che in questo momento è impegnato in una sessione parallela, il dato aggiornato al 31 dicembre 2017. Poi diamo una media quinquennale del saldo naturale, cioè della differenza fra le morti e le nascite, perché ovviamente il dato singolo annuale può essere condizionato da oscillazioni, quindi abbiamo ritenuto più corretto un intervallo eh, più ampio. E poi, per chiudere, prendiamo come ulteriore elemento la variazione percentuale della popolazione residente perché... In una popolazione molto vecchia con un saldo naturale squilibrato, se non interviene un saldo migratorio ampiamente positivo, è evidente che anche il saldo complessivo della popolazione è negativo. Allora, adesso non so se tutti voi conoscete Bologna, comunque, questo è il centro storico, Piazza Maggiore, le due torri dell'università. Qua c'è l'aeroporto, qua c'è la fiera. Qui, quando passate a Bologna, c'è la tangenziale e l'autostrada, quindi eh, la mappa di Bologna è eh, abbastanza classica eh, come città. Come vedete questa immagine che poi condividiamo con Istat è Bologna suddivisa in 90 aree eh, statistiche. Quindi è a nostro avviso un'immagine della città. Basata per fortuna sulla mappa molto dettagliata delle sezioni di censimento, che sono oltre 2200, che sintetizza in modo efficace da un punto di vista amministrativo la grande ricchezza informativa delle sezioni di censimento. Queste 90 aree statistiche combinate danno luogo, salendo verso l'alto, a tutte le aggregazioni del decentramento che si sono succedute nel tempo. Prima avevamo 18 zone, poi 9 quartieri, adesso 6 e quindi permettono di ricostruire anche la mappa del decentramento amministrativo. Come vedete qui eh, la differenza all'interno della città di variazioni della popolazione residente anche qui in un quinquennio è abbastanza marcata. Ci sono zone con valori negativi, che sono il colore più scuro, e zone invece eh, nella scala, eh, le classi in alto, con variazioni positive della popolazione. Quindi questa è già una prima immagine di come è cambiata la popolazione. E adesso qui non mi dilungo perché immagino che larga parte di voi siate addetti ai lavori sull'importanza che ha nella programmazione comunale la demografia perché ovviamente larga parte del bilancio comunale a Bologna ma in quasi tutte le città è destinata a servizi alla persona, asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, servizi per anziani. Quindi è ovvio che la demografia è una delle grandi fonti, per chi la sa interpretare, per chi la vuole interpretare, di ispirazione delle scelte del bilancio comunale. Questa che vedete invece è la mappa del saldo naturale medio annuo e anche qui come vedete la situazione è molto differenziata. Sono pochissime le zone della città, scusate, del zone della città dove ci sono valori positivi del saldo eh, naturale, sono queste col colore più chiaro. Tutte le altre zone presentano valori negativi e le zone più scure valori negativi molto accentuati, cioè con un numero di decessi strutturalmente ampiamente superiore a quello delle nascite. Tenete anche presente che noi abbiamo guardato con grande attenzione l'esercizio previsivo che fa Istat a livello nazionale, che anche stamattina è stato presentato in una sessione parallela. Istat ci dice che lo squilibrio naturale della popolazione nello scenario mediano è destinato ad accentuarsi. No? e che l'invecchiamento della popolazione, che oggi a Bologna riguarda un quarto della popolazione, può arrivare fino a un terzo della popolazione. Quindi stiamo parlando non solo del passato, ma soprattutto del futuro. Poi abbiamo chiuso l'esercizio con la descrizione del livello di invecchiamento, è quello che vedete, abbiamo preso l'invecchiamento diciamo, più accentuato, 80 anni oltre, e anche qui, ecco, questa è già una mappa che ha... In qualche modo cancellato definitivamente uno stereotipo dell'immaginazione. Molti cittadini bolognesi, forse anche alcuni amministratori, erano ancora convinti che l'invecchiamento fosse un problema del centro storico. Come vedete da questa mappa, non è affatto un problema del centro storico, che è adesso la zona relativamente più giovane, ma è diventato in modo massiccio un problema delle due periferie occidentali e, eh, e orientali. Poi, siccome. Eh, quando si lavora in sede amministrativa l'esigenza della comunicazione, come ha già ricordato prima il collega, è fondamentale. Abbiamo creato una mappa di sintesi di questi tre indicatori per dare un'immagine ancora più compatta e questo è l'indicatore sintetico con delle convenzioni statistiche che ovviamente sono nel senso tecnico discutibili, cioè nel senso non c'è nulla di assoluto, però abbiamo cercato di ispirarci alle migliori metodologie. Ecco, questa mappa della fragilità demografica per chi vuole gestire la città è una mappa preziosa perché fa vedere chiaramente come ormai prendendo non solo l'invecchiamento, ma anche il saldo naturale e la variazione della popolazione il problema della fragilità demografica sia un problema forte nelle due periferie della città e più attenuato nel centro storico. Allora, io credo che in qualsiasi discussione tecnica si possa convenire su questa scelta di indicatori per mappare la fragilità demografica. No? Credo che non dovrebbe essere particolarmente controverso. Qual è l'approccio che seguiamo? Un approccio molto dettagliato a livello territoriale e soprattutto usando l'anagrafe. La possibilità di aggiornare questo lavoro con continuità perché la richiesta che c'era stata fatta, non dateci una fotografia, dateci un film per vedere come cambia questa situazione nel tempo. Essendo tutti i dati di cui noi ci serviamo qui, dati non censuari, e quindi fino al 2011 a cadenza decennale, ma anagrafici, si possono aggiornare. Adesso passo a un concetto più controverso, su cui immagino che ci sia anche dopo le domande qualche diversità di opinione o qualche chiarimento, abbiamo tentato di definire che cosa si può intendere in una città di oggi, eh, attuale, la fragilità sociale. Abbiamo preso in esame alcune dimensioni che a Bologna sono rilevantissime. La prima, la popolazione anziana, in questo caso 65 anni e oltre, che viveva sola, no? cioè che, secondo i dati anagrafici, integrati da altre informazioni che abbiamo, eh, è effettivamente sola in un appartamento. È un fenomeno eh, molto imponente. Poi abbiamo mappato il ricambio della popolazione di natura migratoria, sia italiana, sia straniera, comunitaria, sia estracomunitaria, perché Bologna è caratterizzata da una demografia estremamente veloce con un fortissimo ricambio. Abbiamo preso in esame la percentuale della popolazione residente straniera in età fra 0 e 19 anni, quindi le seconde generazioni. E abbiamo preso in esame un indicatore di capitale umano, i laureati in età tra 25 e 44 anni sulla popolazione totale. Poi altri due fenomeni, almeno a Bologna mh, significativi, i minori che vivono in famiglie monogenitoriali, prevalentemente la madre, e la percentuale di abitazioni non occupate. Tutte le mappe che vedete dopo, su cui adesso vado veloce, fotografano in modo puntuale ciascuno di questi fenomeni. Ognuna di queste mappe offre a chi amministra la città un punto di vista su quel fenomeno, come vedete, molto articolato. Anche tutti questi dati, o quasi tutti, vengono da fonti anagrafiche, quindi sono aggiornabili con continuità, al pari degli altri. E poi, e chiudo l'esposizione, abbiamo preso in esame la dimensione della fragilità economica. In questo caso abbiamo usato tre variabili, una di fonte censuaria, la percentuale delle abitazioni occupate in affitto, questo perché da elaborazioni che avevamo fatto sulle basi fiscali che abbiamo, in modo particolare quella dell'IMU, delle dichiarazioni dei redditi, abbiamo visto che mediamente, statisticamente, chi viveva in affitto era in condizioni economiche più disagiate, no? quindi era una variabile proxy di un disagio economico. Poi dalle dichiarazioni dei redditi, che anche in questo caso aggiorniamo ogni anno, queste analisi abbiamo individuato le quote di popolazione, individui e anche di famiglie che avevano un reddito nel caso degli individui personali, nel caso delle famiglie medie equivalenti inferiore al 60% della mediana. Quindi la combinazione di questi tre indicatori, abitazioni occupate in affitto come variabile proxy di un disagio economico e percentuale di contribuenti e di famiglie sotto il 60% della mediana, sintetizzati in un indicatore di fragilità economica, ecco qui vedete, si vedeva anche prima nella fragilità sociale, che la fragilità economica non riguarda solo le aree periferiche, ma riguarda anche alcune porzioni del centro storico. Questo perché il centro storico, pur essendo la zona della città mediamente più ricca, presenta al proprio interno fortissime variabilità individuali dei redditi e quindi ha delle quote significative di popolazione che sono sotto il 60% della mediana o anche di famiglie. Bene, questo è il lavoro. Sì, assolutamente. Adesso, la fragilità sociale, anche lì nata come sintesi scusate, ma qua, delle variabili che abbiamo visto prima, a sua volta, come vedete, il centro storico ha forti aspetti di fragilità sociale. Quindi noi abbiamo detto agli amministratori: attenzione che se guardate alla demografia il problema adesso è soprattutto nelle periferie geografiche, se guardate al tema sociale e quello economico il centro storico entra in campo. Poi naturalmente il lavoro, e chiudo veramente in 30 secondi, non era solo sulle vulnerabilità, ci hanno detto individuate anche le opportunità che ci sono nei territori per rispondere a queste vulnerabilità. A queste dare risposte e qui c'è una lista di opportunità, i servizi pubblici esistenti, i progetti di riqualificazione urbana, gli interventi di sostegno economico, gli interventi di carattere sociale, posti in campo anche da altri soggetti, da intersezione tra settori, patti di collaborazione con la cittadinanza. Possibili sviluppi di questo lavoro, adesso rimando alla lettura delle slide perché il tempo è finito. Ovviamente... Strada facendo ci siamo collegati, abbiamo guardato con grande attenzione il lavoro prezioso che ha svolto Istat per la Commissione nazionale sulle, parlamentari, scusate, sulle periferie, c'è stata un'audizione del Presidente Alleva nel gennaio del 2017, poi Istat che aveva presentato in quella sede i dati su Roma e Milano ha esteso questo lavoro, se non ricordo male, agli altri 12 comuni capoluogo delle città metropolitane quindi anche a Bologna e quindi abbiamo in qualche modo individuato assieme a Istat un percorso di confronto di queste due esperienze, la nostra era un'esperienza rispetto a quella Istat volutamente basata più su archivi di carattere amministrativo come l'anagrafe della popolazione e la dichiarazione dei redditi perché la domanda che c'era stata posta e cui abbiamo tentato di rispondere usate archivi con possibilità di aggiornamento annuale. Grazie per l'attenzione. Bene, mi sembra che abbiamo colto tre sfaccettature diverse, l'ultima coglieva proprio l'aspetto di utilizzo dei dati, eh, quella del, delle province ci eh, metteva in evidenza che se c'è una politica di responsabilità di un territorio, quello provinciale in particolare, intorno a quella politica vanno costruite le informazioni statistiche in modo che possa rispondere a quella politica in termini di programmazione, strategia e così via. La prima relazione, come vi ricorderete, ci ha fatto vedere come mettendo insieme eh, pianificazione strategica, programmazione, piano delle performance, che è importante che ci sia anche quello, e il controllo di gestione si mette insieme veramente una struttura eh, forte. Da qui io faccio la prima domanda che eh, mi viene in mente. E poi apriamo il dibattito. Anzi, faccio due domande che lascio, poi, però, non, non faccio rispondere subito. Andiamo avanti. La prima è questa: eh, domani noi eh, facciamo un'altra sessione simile a questa per molti aspetti. Coordinata da Marco Trentini, presidente di USCI, in cui abbiamo messo insieme gli uffici di statistica. Eh, o gli assessori o i direttori generali che ha, hanno uffici di statistica in cui invece l'accorpamento è diverso, cioè che sono legati all'innovazione e non alla programmazione. Sono i due modelli tipici di ufficio di statistica: ufficio di statistica legato in qualche modo alla programmazione, ufficio di statistica legato all'informatica e all'innovazione. Per esempio, c'è l'assessore eh, del Comune di Roma, che è Roma Sempi, eh, su Roma Semplice, la Marzano, che ha legato ufficio di statistica a eh, informatica. Eh, a me piace molto questo modello, devo dire la verità, cioè, legato alla programmazione. Però, insomma, anche quello ha una sua logica ed è importante che le teniamo presente. Quindi volevo sapere anche un po' la vostra opinione su questo. Eh, L'altra eh, questione che è stata sollevata, che mi sembra importante, su cui Roberto credo che darà qualche segnale, è eh, eh, per avere il film abbiamo bisogno delle anagrafi. Le anagrafi funzionano, sono sufficienti, eh, hanno. Le giuste informazioni, questa è una cosa importante perché noi stiamo affrontando oh, il censimento permanente e quindi stiamo affrontando l'idea che le anagrafi le aggiorniamo, le aiutiamo ad aggiornare, proponiamo di aggiornarle insieme ai dati censuari. Eh, mh, vi invito eh, a, a una presentazione che ci sarà domani eh, di un bando che facciamo oh, come Istat e che si chiama adotta un tuo simile. Eh, questo bando verrà proposto tra qualche giorno, domani viene presentato, e praticamente è praticamente la proposta al Comune di Bologna di adottare il Comune di Bari per intenderci e di prendere eh, un'altra amministrazione e fare in modo che quell'altra amministrazione si muova nella stessa direzione. L'ho detto in termini sem semplici, ma l'idea è che comuni, province Regioni che hanno avuto buone pratiche da un punto di vista o organizzativo, o tecnico, o statistico in senso stretto, o di innovazione, quello che è, si propongano per collaborare con un altro comune, o un'altra amministrazione dello stesso livello territoriale per portare avanti anche un'amministrazione che sta un po' più indietro su questa materia. Domani eh, presentiamo questo bando, l'Istat tira fuori un po' di soldi, pochi per premiare le, amministrazi le, le amministrazioni che congiuntamente fanno questo lavoro quindi domani ci sarà questa presentazione, la trovate nel programma ed è proprio della mia direzione Bene io eh, aprirei il dibattito in modo che Roberto Monducci abbia anche altri elementi eh, ai quali rispondere. Mi pare di cose che ne sono emerse parecchie. Non ci sono questioni, guardate che insomma, non sono banali eh, queste cose che abbiamo detto finora. Non siamo tantissimi, ma le cose non sono banali. Berto, tu secondo me c'hai qualcosa da dire? Ho intuito. Tu secondo me hai qualcosa da dire sicuramente. Ho intuito. No. 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 Questa. Per esempio, adesso facciamo vedere eh, Berto Avetta è sindaco di un eh, comune del Piemonte. Eh, Presidente Anci Regionale e qualche altra carica tra cui Comstat e Istat. Lui non ha un comune com così grande come quello di Bologna, eh, le sue esigenze sono molto diverse e la prima esigenza che ha è quella che l'Istat non gli rompa le scatole troppo. <ride> Posso. Prego, prego. Visto che sono stato, posso, in realtà sono stato ampiamente sollecitato. No, intanto è stato molto interessante, l'ha già, già detto Vincenzo, in realtà domani lo riprenderemo questo ragionamento. Il tema della programmazione è fondamentale. Io sono stato, oltre che sindaco di un piccolo comune, come è stato ricordato, e presidente di Anci, sono stato... Vice, vice sindaco della città metropolitana di Torino, nel periodo in cui presidente della provincia, vice sindaco della città metropolitana, nel periodo in cui l'abbiamo trasformata. Quindi in realtà ho vissuto tutte le cose che sono state prima ricordate anche nell'ultimo intervento rispetto, rispetto a Bologna. Ed è chiaro che il tema della, eh, della legislazione e il. Dell'evoluzione legislativa, a volte anche un po' come dire, mh, difficilmente comprensibile anche da parte degli addetti ai lavori, anche dalla parte politica, eh, oltre che dalla parte funzionariale e più tecnica. Ma il tema dell'evoluzione dell legislativa eh, che, ha queste, che ha avuto queste caratteristiche in questi ultimi anni ehm, e il tema delle risorse che non è stato affrontato, ma risorse che devono in qualche modo andare. Andare di pari passo rispetto agli obiettivi che ci diamo, perché è evidente che nel momento in cui io decido o, o scelgo o come avviene per le città metropolitane, mi viene imposto da, dalla normativa, anzi, come funzione fondamentale, eh, la pianificazione strategica. È chiaro io questo devo dedicare anche del, devo, devo avere anche risorse adeguate per poterla fare come si deve questa programmazione strategica, questa pianificazione strategica. Ed è chiaro che se io mi do quegli obiettivi e ritengo che. L'elaborazione dei dati e l'elaborazione e l'utilità di questi dati sono fondamentali, sono propedeutici ai miei obiettivi di carattere nella scelta delle politiche pubbliche eh, è evidente che ho bisogno che, che il sistema funzioni in modo sinergico e, e, si, e, e come dire, tutti insieme si lavori nella stessa direzione. In questi anni così non è stato. Ed è evidente che questo è un limite molto forte, ma è venuto fuori anche dai ragionamenti di oggi, eh, perché poi è molto interessante anche il suo intervento quando dice ovviamente la parte politica sul, sul dato negativo esprime sempre qualche, qualche grossa perplessità, ed è evidente è... tradotto poi dal, dall'intervento successivo che dice diciamo che in realtà l'unico sondaggio vero, vero, sondaggio statistico è, è l'esito elettorale ed è evidente che il dato negativo alla parte politica non piace mai cioè è difficile da tradurre quel dato negativo da mettere ehm, e da evidenziare, però credo che il lavoro che stiamo facendo in questi mesi che è, fatto, è stato fatto in questi anni è un lavoro, devo dire anche l'impegno di Istati in questo è stato molto, molto interessante nel rapporto con i comuni in particolare nel rapporto con Anci, ma nel rapporto anche con gli altri, gli altri enti intermedi, città metropolitane e, e province, è un lavoro che va in quella direzione, cioè noi stiamo quando abbiamo iniziato, quando abbiamo sottoscritto quel protocollo, che è sottoscritto nel 2016 tra ISTA e ANCI, l'obiettivo di quel protocollo fondamentale, il filo conduttore di quel protocollo, era al di là degli aspetti tecnici, era quello di sensibilizzare gli amministratori locali nella consapevolezza che il dato tempestivo, che il dato di qualità li avrebbe aiutati a raggiungere quegli obiettivi a cui abbiamo fatto riferimento prima: obiettivi programmatori di programmazione. Ecco, questa, questa sensibilità sta un po' montando. È chiaro che a questa sensibilità, come ha ricordato Vincenzo, bisogna poi anche eh, essere consapevoli che ci sono diversi livelli eh, mh, amministrativi e, e oggi ancora spesso succede ancora che soprattutto sui livelli più piccoli, comuni più piccoli, amministratori di, di realtà più piccole il, il sistema statistico e il dato statistico viene ancora considerato semplicemente come un onere, come un onere burocratico e anche molto faticoso, cioè un onere al quale rispondiamo con grandissima fatica, perché poi il primo ho parlato di risorse in termini economici per supportare i piani strategici, ma in realtà si, si tratta anche di capire le risorse in termini di, di dipendenti, di personale che possono essere dedicati alla raccolta dell'informazione, alla raccolta dei dati, spesso li duplichiamo. Noi in Piemonte abbiamo, come Anci Piemonte, abbiamo istituito un tavolo di lavoro destinato alla semplificazione degli oneri informativi, perché spesso ci accorgiamo che tante cose che noi, eh, che, che siamo, di cui, delle quali siamo caricate come, eh, come, amministra come pubbliche amministrazioni, in realtà sono, eh, sono dati che in realtà ci sono già, sono duplicazioni, molto spesso sono duplicazioni. E in molti casi, in molti casi ci può essere, essere d'aiuto il fatto di lavorare insieme. Allora, la, la, ciò che stiamo sperimentando in Piemonte è appunto il fatto che almeno sulle piccole amministrazioni di cui noi siamo molto, molto ricchi, il Piemonte ha 1.206 comuni, dei quali 1.066 sotto i 5.000 abitanti, quindi capite che è una situazione molto frammentata, ecco queste piccole amministrazioni non possono, se vogliono lavorare con quegli, con quegli obiettivi di programmazione strategica a cui vi ho fatto riferimento prima, che peraltro oggi la legge prevede per città metropolitane ma anche, come sapete tutti, eh, sulla legge sui piccoli comuni che individua nelle forme associate lo, come dire, impone alle, eh, alle forme associate tra, tra le forme aggregative tra comuni anche l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale e economico dei territori, quindi anche i sindaci sono pur attraverso le forme aggregative eh, degli interlocutori dal punto di vista della programmazione strategica rispetto alle scelte di, 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 di politiche che incidono sullo sviluppo economico dei territori, quindi è chiaro che se noi aiutiamo questa amministrazione a lavorare insieme eh, le aiutiamo anche a Um, ad avere un rapporto con il dato statistico diverso dal semplice rapporto burocratico dal semplice rapporto um, quasi vissuto come un onere fino a se stesso ecco questo è un tema che però esiste è un tema che esiste che ovviamente non esiste nelle grandi amministrazioni nelle grandi strutture amministrative ma che invece ancora esiste uh, nelle piccole amministrazioni quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo davvero con grande determinazione, con grande eh, utilità da parte di Istat, con grande impegno da parte di Istat, è appunto quello di far crescere questa cultura della, della statistica. e Credo che questo sia un ulteriore, un ulteriore salto di qualità. Il lavoro che dobbiamo fare adesso, l'obiettivo che ci dobbiamo andare adesso però è quello di essere anche consapevoli che così, cioè di, es di tentare di metterci ancora nei panni di questi amministratori e anche del fatto che hanno difficoltà che, che ad oggi non sono ancora state superate. Per tutte le ragioni che ho cercato sinteticamente di elencare, cioè per il fatto che mancano le risorse, che non ci sono risorse adeguate, e per il fatto, sia in termini economici sia in termini di, eh, di personale dedicato, e per il fatto che forse sia necessario anche qualificare di più, cioè per darci l'obiettivo anche di una, una sempre maggiore qualificazione tecnica del personale che si dedica a queste tematiche. Quindi, non, non posso, adesso la dico in modo un po', un po' brutale e chiudo. È chiaro che io non posso immaginare se abbiamo questo tipo di obiettivi, come ci siamo. Abbiamo oggi, abbiamo sentito raccontarci, eh, non posso accettare, non posso più tollerare che la statistica sia considerata eh, come dire, una del, del, delle funzioni di nicchia così come è, com è avvenuto, come avveniva e come ancora in certe amministrazioni avviene, avviene oggi. Se ragioniamo con, ehm, con gli obiettivi che ci siamo dati oggi, è chiaro che la statistica deve diventare parte fondante dell'attività di un'amministrazione, in funzione dell'evoluzione normativa che c'è stata in modo come abbiamo detto, magari in modo incompleto, magari ancora da, 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 da definire meglio, ma certamente, ma certamente deve, essere, come dire, deve, deve rientrare dagli obiettivi strategici di ogni singola amministrazione. Il lavoro che stiamo facendo va in quella direzione. Grazie Alberto. Eh, la... Noi sappiamo una cosa importante su questo che è la, la, la statistica ha la doppia funzione eh, nelle amministrazioni, ha eh, una funzione servente in qualche modo e eh, l'amministrazione è un'altra eh, come funzione di, del, sindaco, diciamo, del sindaco verso il centro, verso... L'Istat principalmente, ma non solo, verso l'Istat, ecco queste due funzioni devono essere molto integrate. Tale per cui è vero che si mandano i dati all'Istat, ma ce ne sono altri che si possono utilizzare internamente. E vogliamo che nascano uffici di statistica che sappiano fare questo. Tutte e due le funzioni: altre osservazioni? Ok, allora sentiamo cosa ha da offrire l'Istat. Roberto, Sì, allora. Eh... Penso di avere buone notizie tendenzialmente, diciamo anche ottime, direi, con qualche elemento di incertezza, tanto per stare nel titolo della, della, della conferenza. Allora, eh, questa è una presentazione che lascio un po' anche agli atti eh, come documentazione tecnica divulgativa su questo eh, famoso sistema dei registri. Eh, Nell'intervento del professor Alleva questa mattina è stata una molta enfasi. Eh, Passavo prima diciamo, tra le, tra, nelle aule, eh, sentivo registri, smart uh, statistics, diciamo tutta una serie di cose che, ri che rimarcavano sempre questo cambio di paradigma nella produzione statistica. Qui lo presento eh, in funzione delle esigenze dei policy makers eh, nazionali eh, e territoriali. Quindi, e questo è il banco di prova sostanzialmente, perché quello che diceva adesso il collega. È fondamentale. Il target, se volete, dell'utente in termini di policy making del sistema di è il sindaco del comune dei mille abitanti. Che forse nemmeno eh, diciamo ha intermediazioni, eh, nemmeno ha un personale statistico, nemmeno indirettamente, ma deve essere messo in grado assolutamente di disporre di dati e indicatori sul, ter sul suo te territorio, con confronti tra territori. A cadenza annuale, tempestivi, senza troppe mediazioni. Ora, allora, si genera in questo modo una specie di come dire, substrato informativo fruibile da parte di tutti, si abbattono le differenze in termini di dotazioni tra comuni, province o regioni e anche, se volete, elementi di discrezionalità. Perché chiaramente è vero che poi quanti siamo molto, come dire, deontologicamente corretti, però insomma, sai. Ora, allora, quando invece il sistema di indicatori è stato pianificato, condiviso in termini di progettazione, ma pianificato, viene dall'esterno in qualche misura, secondo me cambia anche il modo di fare politiche sul territorio e quindi anche, cambia anche il modo, diciamo, le modalità del rapporto tra i policy makers e i cittadini parliamo di monitoraggio ma magari parliamo anche di valutazione perché poi quando arrivano i dati eh, tu ci puoi fare la programmazione ma ci fai anche la valutazione di impatto delle politiche quindi quello di cui stiamo parlando effettivamente secondo noi è veramente un paradigma che eh, riposiziona un po' il ruolo dell'informazione statistica a supporto delle politiche allora questa è la presentazione andrò molto eh, veloce um, Sostanzialmente, eh, come ha detto stamattina il professor Alleva, questo è un nuovo paradigma di produzione statistica. Che cosa eh, significa? Significa sostanzialmente ehm, passare eh, da un sistema basato su survey, quindi che hanno un disegno tipicamente, e voi sapete eh, e soffrite diciamo, come amministratori locali tendenzialmente un disegno di indagine. Che, in cui la componente territoriale è problematica. Quindi, diciamo, già questo posiziona un po' questo sistema in una luce diversa. Eh, il primo, eh, primo ballot point parla di dati individuali integrali sull'intera popolazione di riferimento. Questa è una, proprio una definizione semplice e comprensibile, se, secondo me. È un censimento esaustivo esaustivo su tutte le unità statistiche di una popolazione imprese, unità locali, individui, lavoratori luoghi anche se volete, eh, ci sono anche registri dei luoghi, non soltanto di entità eh, personali o giuridiche um, le funzioni sono quelle, quindi una gestione unitaria delle diverse te tematiche eh, con un'integrazione concettuale e statistica tra unità che lo compongono, quindi sostanzialmente è un sistema che fa riferimento a popolazioni comunicanti. Un esempio, eh, attività economica sul territorio, so dove sta l'unità locale, la via, esattamente, so che cosa fa, so quali sono i suoi profitti, quanti investimenti fa, quanti lavoratori sa, eh, ha riesco a spacchettare il, i lavoratori dentro quell'unità locale in dati individuali, so quanto prende ognuno di questi, quanto lavora che reddito ha passa un altro registro e so il reddito della sua famiglia okay? questo, stiamo parlando di questo quindi sostanzialmente un approccio come dire, olistico all'informazione statistica la scala territoriale è ininfluente dipende solo dalla classificazione nel registro dei luoghi che stiamo costruendo eh, ci sono le coordinate geografiche anche se non c'è l'indirizzo qualsiasi entità eh, non riusciamo a localizzarla quindi sostanzialmente data questa definizione ehm, è evidente che in termini di output si apre una prateria nel senso che non solo questa, eh, questo sistema riesce a produrre indicatori statistici di maggiore qualità cioè quelli che abbiamo attualmente con un livello di qualità mostruosamente superiore. Ma amplia a dismisura l'estensione e la profondità dell'analisi. Quindi si tratta veramente di un cambio radicale. Non stavamo scherzando stamattina quando, prof... quando all'Eva parlava di un cambiamento. Due parole su come stiamo organizzando i lavori, come abbiamo organizzato i lavori a... nell'istituto. Chiaramente, l'istituto ha una produzione corrente, quindi PIL, mercato del lavoro, eh, multiscopo devono uscire, continuare a uscire secondo tempi scanditi, comunicare in stampa, eccetera, eccetera. Questo è un progetto parallelo, che è stato parallelizzato, che cuba circa 140 full time equivalent in termini di impegno umano, quindi in termini di test saranno 400 per persone, eh, che ha una governance eh, molto rigorosa, che ha una programmazione molto rigorosa, è il PG1, il programma numero uno <ride> dell'Istat, dell noi abbiamo... No abbiamo sette programmi strategici, cioè questo è il numero uno e ha questa dimensione. Io, oltre a essere il capo della del Dipartimento di Produzione Strategica, ho anche il ruolo di coordinatore delle attività di questo programma parallelo. Quindi, eh, questi sono gli aspetti un po' definitori. Questo ripete un po' quello che dicevamo. Eh, vogliamo parlare di analisi dinamiche. Voi immaginate quando c'è una generazione diciamo, di dati annuali costanti, gli aspetti longitudinali vengono fuori immediatamente, quindi tu riesci a decomporre gli andamenti della popolazione, imprese, famiglie, quello che è, in, nelle componenti, quindi non c'è più contraddizione tra aspetti micro e macro. Quindi anche, Questo anche da un punto di vista analitico apre una prospettiva pazzesca, perché chiaramente già noi ora, per esempio ho citato quel registro frame SBS, quello è il registro esteso delle unità economiche, già attivo da 4 anni, quella roba cuba circa 700 miliardi di valore aggiunto per somma, quel, 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 quel materiale passa alla contabilità nazionale che ci fa il PIL dell'economia regolare, senza troppe diciamo, moltiplicazioni, diciamo che si addiziona. Eh, Questo approccio lo vogliamo applicare a tutti i domini, quindi quali sono... Quali sono i requisiti? Allora, Il primo requisito è un uso massivo, generalizzato, intensissimo di dati amministrativi. Questo è l'aspetto cruciale di tutto quanto il sistema. Tra l'altro l'ISA si è riorganizzato eh, perché chiaramente un modello di questo tipo implica, ha implicato una riorganizzazione delle attività e Abbiamo una direzione dedicata alla raccolta dati, eh, un servizio in questa direzione che è dedicato tendenzialmente alla raccolta degli dati amministrativi, perché appunto questo modello implica diciamo, eh, attività su larga scala, eh, diciamo processi industriali se volete. Eh, questi sono i vantaggi, ma non sto insomma, a ripetere perché sapete tutti quanti di quello di cui stiamo parlando. Eh, questo, questa strategia ha richiesto investimenti in metodologia elevatissimi, quindi chiunque può immaginare che l'uso di dati amministrativi si risolve senza metodologia ha capito male. Cioè più, è necessaria più metodologia nel trattamento dei dati amministrativi rispetto a una survey, paradossalmente, perché le dimensioni sono difficilissime e quindi per fortuna abbiamo il network europeo anche. Quindi eh, le attività di ricerca, come diceva anche stamattina la COTSEVA, ricerca e innovazione, questi sono i due, due statement diciamo, strategici della produzione statistica, eh, sul, sui dati amministrativi hanno garantito, voi immaginate 28 paesi che si mettono insieme e mobilitano ricerca e esperienze e best practice, quindi abbiamo cumulato un know-how di, eh, di attività sui dati amministrativi veramente impressionante. Eh, già molti risultati sono stati significativi, però ancora manca la dimensione sistemica, quindi adesso diciamo, il sistema si sta popolando di registri, vi faccio vedere qual è la, qual è la situazione e entro mh, la nostra aspettativa un anno, quindi a fine 2019, andrà a regime il sistema intero dei registri. Due parole ancora sulle statistiche, quindi questa è la testimonianza quantitativa di quello che dicevo, i trend diciamo, nelle fonti abbiamo avuto un abbattimento abbastanza importante di, diciamo che questo è a livello del Sistan, okay? poi parliamo dell'Istat. A livello Sistan abbiamo avuto un abbattimento del 18% del, della raccolta di, diretta e un aumento del 33% di dati di fonte ammissibile. Quindi questa, non è una, questa è una tendenza che è generale, all'Istat diciamo, è stata molto accentuata, però è una tendenza... Scusate, eh, se posso aggiungere... Nella slide precede, precedente i 310 statistiche da indagine in realtà hanno indagine ma hanno anche utilizzo di fonti amministrative. C'è certo. cioè una metà di, sì, sì. metà di quelle hanno indagine più fonti amministrative. Sì. modalità diciamo, in, integrale. Um, quello che dicevo prima è questo, quindi gra, grandi infrastrutture eh, di trattamento delle amministrative dentro all'Istat, abbiamo un portale che è Arcam, c'è cioè stato un escalation nell'acquisizione delle amministrativi. Uh, i provider sono abbastanza concentrati ma si stanno estendendo uh, qual, qual è la, la, la situazione? allora la situazione è la seguente noi abbiamo uh, distinto diciamo uh, questi registri in tre tipologie registri base che rappresentano sostanzialmente i registri enumerativi con le caratteristiche strutturali delle unità registro degli individui, registro delle imprese, registro delle aziende agricole, registro dei luoghi. Um, e questo, il progetto di popolamento e costruzione dei registri base è in fase di eh, completamento. Sostanzialmente abbiamo il prototipo già del registro degli individui, abbiamo il prototipo del registro dei luoghi. I registri dell'unità economica sono completati a parte quello del non profit, che sostanzialmente risente un po' del, anche della riforma che c'è stata. Quindi Adesso avremo un registro unico, quindi c'è una turbolenza sul fronte delle aree amministrative. Abbiamo un'accelerazione progettuale e operativa eh, della produzione di registri estesi. I registri estesi sono estensioni dei registri base, aggiungendo dimensioni. Per esempio, nel caso delle imprese, il registro base è Asia... Asia impreso e as unità locali. I registri eh, estesi aggiungono a queste informazioni strutturali, per esempio, i risultati economici. Eh, investimenti, occupazione, eh, valore aggiunto, produzione, eccetera, eccetera. Il registro esteso quindi è un'estensione del registro eh, base. Um, su questi stiamo andando molto avanti e stiamo eh, intensificando, noi lo, chiamiamo, lo chiamiamo il grado di commitment a questi registri. Cioè, questi registri l'idea è che debbano generare in maniera pianificata informazione statistica ufficiale. Non devono essere considerati infrastrutture di base multifunzione, ma devono comunque generare una statistica ufficiale, perché questo è un elemento come dire, di eh, ordine del sistema. E anche di eh, orientamento alla, alla progettazione. Abbiamo un forte sviluppo dei registri tematici. Ai fini diciamo del mh, policy making, questi sono molto interessanti, ovviamente, perché vanno a impattare sulle dimensioni, per esempio, sociali, disuguaglianze, eh, qualità del lavoro, eccetera, eccetera. Io ne cito soltanto due: il lavoro e de, quello dei redditi. Sul lavoro abbiamo il prototipo fatto, e vi farò vedere adesso tra pochissimo una serie di spunti quantitativi, sui redditi siamo in fase diciamo ancora pro progettuale e l'idea è di rilasciare entro uh, fine anno un primo uh, prototipo e andare a regime nel 2019. Quindi sostanzialmente 2019, alla fine del 2019 noi do 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 dovremo essere a regime su tutti questi registri e il sistema a quel punto passa in uh, disseminazione strutturata e co coordinata. Um, quali sono le parole chiave? Le parole chiave sono diverse, ma io, insomma, queste secondo me rappresentano tendenzialmente quelle più importanti. Um, come diceva stamattina il Presidente e anche la COZEVA, l'integrazione sembra essere un elemento di svolta del sistema. Perché? Perché eh, la natura censuale di questi registri consente integrazioni, loro integrazioni tematiche potentissime. Nel senso che, se noi vogliamo analizzare una posizione lavorativa, le posizioni lavorative dei lavoratori dipendenti, li possiamo vedere da un lato come legate, per esempio, all'impresa. Quindi, siamo interessati a capire come sta andando l'impresa in cui lavora il lavoratore, eh, se, qual è la distribuzione più dei salari interni all'impresa, se c'è una relazione tra salari e produttività o profittabilità dell'impresa, se l'impresa cresce o non cresce. Questo anche a livello locale è importante da sapere. Dall'altro siamo in grado di capire il lavoratore eh, in che contesto familiare è, eh, è inserito, che caratteristiche individuali ha. Quindi la multidimensionalità, il fatto di poter analizzare contemporaneamente diversi aspetti, tra tutte queste caratteristiche sembra, sembra quella più interessante. Uh, allora, io ho fatto qua tre esempi molto sintetici, tanto per poi dare qualche spunto anche di riflessione. Il primo è uh, queste evidenze abbastanza impressionanti del nuovo registro statistico esteso sulle imprese uh, sul territorio. Noi abbiamo diffuso questo registro in, anche un, con un evento abbastanza ben riuscito uh, a giugno, un mese fa. E questo consente di misurare annualmente in modo granulare la struttura e i risultati economici delle imprese sul territorio, sulla base di dati relativi all'universo delle unità locali. Quindi 4.700.000 unità locali. Noi riusciamo a piazzare ogni unità esattamente in, in un posto. Quindi eh, adesso vi, fa, vi farò vedere dati comunali, ma voglio dire sezioni di censimento, ok, Torbella Monaca, non so quello che vogliamo. Quindi dipende dalla capacità analitica e della strumentazione per perimetrare. Le periferie, abbiamo un criterio di identificazione delle periferie, andiamo a vedere i dati come leggono le periferie. Uh, il secondo punto eh, è sul mondo del lavoro, il registro del del lavoro in forma prototipale e vi farò vedere una serie di elementi interessanti. Purtroppo su individui e famiglie sul territorio abbiamo ancora, non abbiamo evidenze quantitative. Quindi i prototipi ancora non sono in grado di generare esempi eh, diciamo quantitativi eh, significativi, ma abbiamo diciamo, ovviamente una serie di indicazioni che possono costituire un orientamento. Allora, questo è un esempio eh, veramente abbastanza stupido, devo dire, eh, del potenziale informativo del nuovo registro eh, delle imprese sul territorio graduatoria dei comuni per capacità di generare valore aggiunto. Okay. Uh, il dettaglio settoriale arriva a 500 settori di attività economica, qui è rappresentato il totale, ma possiamo arrivare uh, dove vogliamo. Uh, abbiamo pubblicato finora le principali variabili economiche a livello comunale, quindi c'è un bel foglio Excel con 8.000 righe sul sito Istat. E una ventina di colonne in cui per ogni comune, dall'Oliena, o non lo so, insomma, fino a Milano, dalle Alpi alle piramidi, c'è un riepilogo di, di, di indicatori. Come dicevo prima, la diffusione di dati subcomunali dipende da una serie di considerazioni. Anche dal alla riservatezza. Questa riservatezza magari è un elemento che vorremmo come, come un aspetto interessante, perché chiaramente una granularità di questo tipo deve essere gestita alla luce delle regole sulla riservatezza. Allora, insomma, onestamente eh, penso che almeno sul lato unità economiche le regole attuali cominciano ad essere un po' strettine, perché chiaramente voi immaginate avere la possibilità di, in, di dare indicazioni su 500 settori di attività economica a livello comunale, è evidente che se tu scali Sotto certe dimensioni comunali stai dando l'elenco sostanzialmente, non nominativo ovviamente, però insomma tutti uno ci stanno là dentro perché ci sarà un bar, ci sarà un magazzino, non so bene. Quindi, questo aspetto della, del, diciamo della riservatezza mh, deve essere gestito con attenzione. Eh, un altro spunto, sempre sul, sul territorio. Per esempio, un settore, microsettore, elaborazione di dati, hosting, attività connesse, quindi è un Ateco, uno dei, di, degli innumerevoli eh, Ateco. Cartina, uh, concentrazione del valore aggiunto e, e sotto c'è di tutto, quindi la profittabilità. Quindi, come vedete, cominciamo a entrare in un campo in cui l'aspetto fruibilità diventa. Importante, cioè, un, eh, come dice, è come addentrare un elefante in qualche mi misura. Dobbiamo trovare un modo per estrarre informazione rilevante da una ricchezza informativa di questo eh, tipo e questo è un altro aspetto. Quindi un, un, Da un lato, la riservatezza, dall'altro, la capacità di estrarre informazione multifunzione. Perché chiaramente il piccolo comune può avere un'esigenza, il policy maker regionale può avere l'esigenza di confrontare. Le province o i comuni, e, e, il nazionale può avere esigenze di capi, di fare benchmarking che ne so, delle pratiche migliori e, e tentare di capire eh, se può estendere. di Dov Savena so <ride> eh, Dovrebbe stare in Emilia, una cosa del genere. Eh, al confine di Bologna, per il esatto. fanno, 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 fanno sì. motociclette. Il mio primo motorino era stato fatto a San Lazzaro di Savena. Sì. Uh, ecco, terzo punto su questo, questo è veramente una, un atto di vanità personale, eh, ce n'è pure per gli economisti, nel senso che poi questo <ride> diciamo questa, eh, apparato informativo consente magari di levarsi qualche sfizio finora diciamo, difficile da togliersi. Questa è una stima microeconometrica, quindi sotto ci sono 4.700.000 osservazioni di effetti diciamo, legati alla localizzazione delle imprese. Io qui ho fatto una distinzione tra unilocalizzare e plurilocalizzate. Quindi c'è un effetto distretto industriale, qual è l'effetto delle economie urbane specializzate? Questo lo vorremmo stimare per regione, per provincia, per quello che vogliamo. Quindi, diciamo, come dire, ripeto, c'è un mondo veramente da esplorare, con strumenti di sintesi. In questo caso gli economisti eh, diciamo, eh, territoriali eh, rileverebbero un fortissimo, ancora un fortissimo impatto sulla produttività dell'economia di localizzazione, cioè i distretti industriali funzionano sostanzialmente più pre, per le prurilo localizzate e questo significa che le imprese che hanno la possibilità di decidere dove andare eh, nel momento in cui decidono di stare in un distretto cioè hanno un effetto differenziale sulla produttività che ha un over performance rispetto a quelle autoctone, questo è interessante, ai fini per esempio del, di politiche di attrazione eh, della localizzazione delle imprese eh, e via dicendo. Passiamo al registro del lavoro. Ok, registro del lavoro, stessa filosofia, dati individuali su 16,4 milioni di posizioni lavorative, 14,5 milioni di imprese di lavoratori dipendenti che operano in un milione e mezzo di imprese, che sono tutte quelle eh, che hanno lavoro dipendente, ok? Dei numeri, diciamo, a caso <ride> quindi il rapporto semplicemente tra posizioni lavorative tra i jobs diciamo, e, le, e gli occupati le variabili eh, sono quelle che, 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 che vedete insomma, diciamo Chiaramente questo, da un punto di vista della complessità delle posizioni lavorative, può essere, potrebbe essere un'indicazione, forse è più interessante qualcosa del genere, ad esempio incidenza del percentuale di low pay jobs, quindi lavoratori a bassa retribuzione, quelli che hanno una retribuzione oraria inferiore di due terzi alla mediana nazionale per comune. Okay? Quindi sostanzialmente, eh, ripeto, avremmo potuto fare... Dicendo che questo spiega i risultati elettorali. Sì, insomma, possiamo, possiamo, eh, avremmo potuto, eh, avremmo potuto diciamo, fare qualcosa del genere sul settore, anche in questo caso, per esempio, dei, eh, delle, delle ICT, quello che ho fatto vedere eh, prima, oppure ragionare su altri tipi di variabili, la qualifica eh, chiaramente, anche in questo caso multidimensionalità, per esempio mismatch tra... Titolo di studio e, 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 e lavoro? Si può fare. Quindi, diciamo, si apre veramente un mondo uh, di infiniti utilizzi. Arriviamo a individui e famiglie. Qui ho detto che, che abbiamo il registro base degli individui uh, in, in forma prototipale ancora. Uh, dovrà essere pronto per ottobre in modo tale da intercettare il censimento permanente, quindi è legato al censimento per permanente, quindi le attività di infrastrutturazione del registro base di individui sono legate al censimento permanente. Ehm, un esempio che ho fatto sul potenziale informativo poi di questo registro, nel momento in cui entrerà il regime, potrà essere collegato con gli altri, esattamente sui piccoli comuni, eh, per esempio, che attualmente sono invisibili alle statistiche, eh, diciamo se non a quelle sicuramente demografiche ma non c'è diciamo, un'analisi sociale o economica a meno che non sia a carico del comune. Cioè il sindaco di un comune di 5.000 abitanti ha la capacità di estrarre dall'anagrafe tributaria i dati sui redditi, non, non lo so, insomma, non, non, non credo. Ecco. Quindi in questo caso l'esempio era per dire che il 70% dei comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti, c'è una politica, c'è una legge, di, diciamo, di stimolo allo sviluppo e quindi avremo la possibilità di mappare in modo assolutamente eh, originale un, una partizione dei comunità italiani che attualmente è fuori dal perimetro delle statistiche. Sul registro dei redditi, che legheremo al registro degli individui, ovviamente anche al registro del lavoro e in via indiretta al registro delle unità economiche, quello che dicevo eh, prima, il sistema integrato dei registri. Riusciremo a misurare in modo esaustivo eh, le tipologie di reddito, la sequenza dei redditi, perché chiaramente c'è una complessità a livello individuale e familiare. Uh, la natura dei redditi, e quindi, voi immaginate che impatto ci può essere sull'analisi delle disuguaglianze. Perché le disuguaglianze, come sappiamo ormai, sono un fenomeno multidimensionale, la disuguaglianza economica dipende da quella diciamo del, dal capitale umano, quindi c'è una isteresi di certe dimensioni familiari che poi tende a ripetersi. Okay? Quindi il registro dei redditi non soltanto consentirà di misurare in maniera più accurata rispetto ad ora le grandezze tipiche delle statistiche sui redditi, ma darà uno spaccato eh, in associazione alle caratteristiche individuali delle persone, alla caratteristiche delle. Eh, delle famiglie, fenomeni come l'istruzione e altro. Quindi, quattro, eh, cinque considerazioni. Il sistema interrale registra è una risposta avanzata alla crescente domanda di informazione statistica per misurare la società sempre più complessa. Quindi in questo modo riesci a misurare la complessità. In altro modo non ce la fai, perché indagini dirette, profonde per essere anche rilevanti a livello microterritoriale per esempio devono essere dei censimenti semplicemente e quindi è impossibile, quindi o fai così oppure non hai rilevanza. Il carattere multifunzionale del sistema, questo è fondamentale, il sistema riesce a, misura, riesce a, a, a generare contemporaneamente statistica ufficiale, cioè le stesse cose che facciamo oggi misurate meglio, ma anche eh, elementi di orientamento, supporto e valutazione delle policy e anche poi l'input per la ricerca. Uh, questo richiede elevati le investimenti in ricerca e infrastrutture, l'Istat onestamente forse questo noi non abbiamo uh, troppo uh, stressato, ma noi di fatto, come Istat ci siamo, come dire, uh, accollati un onere di sovrainvestimento in parallelo con la produzione corrente che sta, insomma, eh, stress, producendo uno stress eh, importante sul sistema, quindi continuazione di investimenti in ricerca e infrastrutture. Eh, e questo delinea uno scenario di crescita del potenziale informativo. Io rilevo due aspetti critici ai fini eh, anche della sessione di oggi: dobbiamo gestire bene il trade-off tra accuratezza, completezza, dettaglio e tempestività. L'elemento tempestività è un elemento di debolezza del sistema. Okay? Noi tipicamente su questo impianto arriviamo a un anno e mezzo o due di ritardo, per definizione, perché chiaramente per generarsi il sistema ha bisogno di acquisire un numero di fonti veramente impressionante. Stiamo, abbiamo aperto adesso eh, nel Comitato mh, per la gestione dei registri un punto di riflessione sulla tempestività, cioè stima precoce di registri. Tendenzialmente lo sforzo metodologico sarà di mantenere la granularità, quindi non alterare la struttura logica dei registri, quindi mantenere l'elemento individuale, del dato individuale come elemento costitutivo, ma lavorare ovviamente su eh, problemi diciamo di, eh, su, sull'accettazione di un errore di misura che chiaramente può essere più, più, più elevato. Quindi il sistema può essere in grado di generare le stesse cose che genera il regime, accettando però un livello qualitativo più basso. Questa è una, diciamo, una nostra valutazione e secondo noi in questo modo dovrebbe funzionare meglio rispetto ad altre soluzioni. Eh, ultimo punto, e questo è veramente un punto interessante, proprio anche nel contesto della conferenza di statistica, eh, per utilizzare bene questo potenziale informativo c'è bisogno di condividere la progettazione degli output con gli utenti. Semplicemente l'Istat cioè, può fare l'infrastruttura. Può generare degli output diciamo, generici, se volete, ma poi la fruibilità di questo sistema deve essere commisurata a esigenze specifiche eh, che devono essere poi eh, diciamo, gestite in modo tale da restituire eh, indicatori, sistemi di indicatori fruibili, come dicevamo prima, dal comune di Milano, dal piccolo comune, dalla provincia, da chiunque voglia. E questo apre una prospettiva interessante di interazione con i stakeholder. Quindi, diciamo, questi sono gli aspetti un po' che volevo, volevo so sottolineare e secondo me dal dibattito anche che c'è stato, oltre agli interventi, eh, questo tipo di soluzione eh, generale potrebbe essere veramente una soluzione che eh, potrà generare in, eh, con efficienza, e quindi con processo industriale, una serie di dati fruibili veramente a livelli eh, diciamo molto dettagliati. Bypassando la fase artigianale, la fase diciamo come dire, eh, in cui chi ha un'esigenza poi si deve accollare gli oneri di costruirsi eh, gli indicatori. Quindi l'ambizione è questa. Per arrivare a questo livello di multifunzionalità le caratteristiche statistiche di base devono essere quelle. Quindi sistema esaustivo, quindi sempre i microdati, sempre capacità di generare statistiche ufficiali per aggregazione e poi a quel punto sono le variabili di classificazione che attacchi ai dati che ti consentono di generare sistemi di indicatori complessi. Infatti noi stiamo lavorando tantissimo sullo sviluppo di indicatori per la classificazione del territorio, perché chiaramente eh, voi immaginate a ogni unità l'idea di attaccarci 10 indicatori di localizzazione. A quel punto tu puoi Cominciare a riaggregare come vuoi. Direi che va bene. Grazie. grazie, grazie. Devo dire che ho capito finalmente anch'io cosa fa l'Istat, non è che. più fosse Credo che dobbiamo aggiungere una cosa a quello che ha detto Roberto, eh, che abbiamo il compito di spiegare tutto ciò al garante. Eh, spiegarglielo bene, farglielo capire eh, questa, questo, questa cosa iniziata e spiegarglielo bene vuol dire anche fare le scelte di diffusione, di distribuzione di questo materiale. Allora io mi soffermerei sui oh, i due punti critici, l'ha tolti adesso Roberto, ma insomma i due punti critici finali. Il primo che poneva Roberto dice noi comunque la vostra domanda di tempestività la dobbiamo affrontare e quindi pensiamo di fare delle stime anticipatorie di quello che può emergere sempre mantenendoci il livello micro. Una eh, iniziativa parallela che ha avviato l'Istat è quella del, del, di una parte del sito dedicata alle statistiche sperimentali. Anche queste tentano di svolgere questa funzione statistiche sperimentali perché magari non hanno lo stesso livello di eh, precisione di una statistica che è già consolidata, ufficiale e così via, però aiuta in termini di eh, tempestività o di eh, informazione su un, un fenomeno che non è coperto dalle statistiche. Quindi questa cosa anche em emergerà e crescerà nei prossimi, nei prossimi anni. Eh, non so se il sito sperimentale è già stato aperto, però nella sostanza lì trovate delle cose che rispondono a questa uh, criticità. La seconda uh, questione che pone Roberto sulla criticità è di, mh, sul futuro, sulle potenzialità, è fondamentale. Questo fatto che gli output non sono più i prodotti, eh, chi di voi stava nella sessione che ho coordinato stamattina, che cosa ci scriviamo nel PSN, cosa produciamo. Ecco, questa non è una cosa così semplice da definire, ci mettiamo l'annuario, ci mettiamo il sistema informativo, che ci mettiamo come uscita? Allora, qui progettare insieme gli output è fondamentale. Mi chiedo se non ci sia anche da, da pensare a una cosa diversa, perché se il Comune di Bologna può eh, prendere una massa informativa e farci delle cose, forse noi dobbiamo immaginare anche una funzione di service dell'istituto. In, eh, o di aggregazione di comuni che rispetto a un insieme di informazioni forniscono poi qualcosa di, di fruibile non credo che possa far tutto l'istituto però è una questione di Service intermedio, è vero senza intermediazioni noi possiamo dare i dati al comune, ma poi renderli leggibili e fruibili forse non è la cosa immediata che può fare il Comune i 5.000 abitanti. Però, per esempio, un territorio provinciale potrebbe decidere: io rispetto a questo mio territorio, data questa massa informativa che fornisce l'Istat, faccio un lavoro di personalizzazione. Io ho diretto in passato la la diffusione e ci avevamo come in tante cose: cioè lo standard, e il personalizzato e su misura su richieste specifiche, quindi tre livelli. Personalizzato voleva dire diciamo, per aggregazioni che chiedevano certe informazioni. Ecco, questo forse è una cosa su cui non abbiamo riflettuto fino in fondo, ma l'idea di base che propone Roberto è importante. Progettare insieme agli utenti e agli utilizzatori che tipo di output eh, emerge da questi eh, archivi, da questi registri. Una questione che pongo eh, è questa: ma gli, gli chiediamo tutti i dati all'Agenzia alla, all delle Entrate? O glieli chiede solo un soggetto e poi li ridistribuisce? Gli chiediamo tutti i dati all'ACI o glieli chiede solo un soggetto e poi li ridistribuisce? e li fa utilizzare, e li rende utilizzabili. Ecco, e questa è la domanda che io mi pongo, perché noi abbiamo, come sistema, questo problema ce l'abbiamo da anni, come sistema ce l'abbiamo da anni. C'è un'amministrazione che utilizza il proprio archivio amministrativo, tira fuori delle statistiche, contemporaneamente lo dà all'Istat, all'Istat lo all'Inter, eh, e tira fuori, non dico statistiche diverse, ma qualcosa che ha delle caratteristiche leggermente più problematiche, o più ricche, o meno ricche. Ecco, questo utilizzo di aperto, non solo dell'Istat ma di altri soggetti degli archivi amministrativi deve essere razionalizzato, non possiamo permetterci di moltiplicare eh, i punti di eh, accesso, utilizzo e uscita dei dati. È chiaro che il comune che può avere accesso all'agenzia tributaria si riprende i suoi dati perché gli serve anche per tante altre ragioni, ma eh, forse tutto questo sistema va razionalizzato. Ecco, Questa operazione qui credo che sia un po' il futuro del famoso data lake, in qualche modo di un luogo in cui i dati di base vengono raccolti, utilizzati e messi a disposizione di tutti quanti attraverso un processo statistico. Prego. No, sì. Allora questo è un punto assolutamente cruciale. Eh, diciamo che eh, quello che stiamo facendo eh, è statistica. Non è acquisizione e disseminazione di dati amministrativi. Un registro è un prodotto statistico che trasforma dati amministrativi in variabili statistiche. Quando parliamo del registro dei redditi, noi usiamo i dati della tributaria e li trasformiamo, li trasformiamo ci stanno lavorando 20 persone su questo. Non è... Li trasformiamo in variabili stat stat statistiche eh, coerenti, per esempio, con il regolamento comunitario USILC. Okay. Eh, stessa cosa, prendiamo gli studi di settore, prendiamo i bilanci, prendiamo dati sulle imprese di fonte amministrativa e li trasformiamo in variabili economiche ai sensi del SEC, Sistema Europeo dei Conti, sommi tutto e c'è cioè il PIL o qualcosa del genere. Quindi l'idea è, eh, l'Istat è diciamo, un, un hub. Di acquisizione di dati amministrativi, abbiamo visto come stanno crescendo, che trasformi in dati statistici. Non c'è un, un rilancio di dati amministrativi originari, mai. Quello che esce, per esempio, su un'impresa, noi possiamo decidere di utilizzare mh, alcune volte un bilancio, alcune volte il suo risettore, altre volte semplicemente la dichiarazione IVA. È una cosa che l'utente non deve sapere, okay, fa parte del. del del, della metodologia però tutti quanti avranno a quel punto eh, tutti avranno a quel punto un registro di 4.700.000 unità con le variabili economiche standardizzate per cui il comune di san lazzaro di savena si confronterà in termini di valore aggiunto col comune di oliena eh, non perché la, 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 somma i dati in modo di, di diverso il tema data lake e riuso dei dati originali, originali è Tutt'altra cosa, è tutt altra cosa, che va, secondo me, tenuta ben separata rispetto all'Istat. Quindi il sistema dei registri trasforma gli amministrativi in dati statistici, non mette a disposizione degli altri enti i dati statistici che ha acquisito. Questo deve essere chiarissimo. Dati amministrativi, amministrativi che ha acquisito. Anche perché in, eh, molto spesso il registro eh, spessissimo direi il registro utilizza anche le Survey. Perché su alcune variabili su, su cui il dare amministrativo è debole, la, entra la Survey, chiaramente la Survey viene utilizzata come donatore in qualche modo, si passa attraverso un metodo di stima e quindi la Survey è un, ausiliaria diciamo, all'imputazione sul registro. Quindi la Survey sparisce da, da un punto di vista della sua autonomia in termini di output ma è servente al registro. Quindi come dire, il dare amministrativo è il 70%, per, 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 per cento, ma anche la survey contribuisce. Quindi il tema della disseminazione dei registri è un tema rilevante, ma eh, siamo nel campo dell'informazione statistica. Quindi io questo ci tengo a, a, diciamo a, a stressarlo perché sono due aspetti molto diversi. Altra cosa è l'efficienza del sistema statistico eh, nazionale in termini di approccio al dare amministrativo. È un altro tema. Magari un'amministrazione può volere giustamente il dato originario perché gli può servire, perché non, il dato diciamo, trasformato secondo le regole statistiche della lista può essere diciamo, poco utile ai fini delle sue politiche. Quindi può avere un'esigenza di approccio diretto al dato amministrativo. Questo non lo, non lo possiamo sapere. Noi facciamo l'operazione diciamo, di normalizzazione. Lo sentire anche voi, magari o qualcun altro? Gianluigi Gianluca. Gianluigi Gianluca. <ride> no? no, io brevissimo, intanto no. credo che il fatto che siamo di fronte a un cambio di paradigma non è uno slogan, è, è evidente. In dieci secondi, dal, diciamo dal punto di vista territoriale, non entro nel merito della metodologia perché è estremamente complessa, sono, come dire, stiamo cercando di capire, quindi complimenti. Questo punto è decisivo scatenare la domanda, cioè di fronte a questo salto dell'offerta è evidente che i problemi che si possono impostare finalmente in modo razionale non più sul sentito dire salgono di scala, quindi ci vuole, secondo me, anche un cambio di paradigma sull'altro versante, cioè rendere consapevoli tutti gli attori locali di questa nuova stagione dei dati e far capire la nuova classe di problemi che si può affrontare. Poi ecco, spezzo un'ultima lancia, ma credo che ormai quello che dico per fortuna è già superato, però lo ribadisco come dire, a passata memoria, è decisiva la localizzazione di qualsiasi fenomeno sul territorio. E vi faccio solo un esempio, città metropolitana di Bologna, 1 milione e mila abitanti. Oggi gli anziani 240.000. Secondo i modelli vostri, anche nostri, tra 25 anni 330.000. Da un punto di vista territoriale, fortissima diffusione di tutta questa popolazione sul territorio metropolitano per effetto eh, del decentramento dello sport che c'è stato. La politica chiave a Bologna, ma credo in tutta Italia, è l'assistenza domiciliare. Voi vi rendete conto che cosa significa assistere una popolazione di 330.000 persone? a domicilio disseminata su un territorio e quindi l'esigenza di avere un'informazione puntualissima sui luoghi. Questo, questo per dirvi solo una classe di problemi che diventerà centrale per qualsiasi amministratore che richiederà una disaggregazione territoriale dei dati di grandissimo dettaglio a livello di GPS perché chi deve andare a domicilio deve organizzare la logistica di quel servizio lì. Scusate se sono rintervenuto ma volevo fare i complimenti a Istat per questo lavoro. Eh, sì, chiudiamo. Eh, scusa, eh, sì, volevo solo dire che eh, a me è chiara questa distinzione da amministrative e registri. Il problema è il sistema, nel senso che se Bologna continua a utilizzare l'anagrafe, giustamente continua a considerare l'anagrafe perché attualmente è l'elemento tempestivo che, che, ha, che ritiene che sia corretto, noi dobbiamo dare chiaramente l'informazione. Tra cinque anni continueremo a utilizzare l'anagrafe, e contemporaneamente arriva il registro con degli individui dell'ISTAT con altre informazioni. Ma dobbiamo dire chiaramente che sono due cose che partono da una scelta anche logica diversa. Quindi il metadato, se vogliamo dire in termini statistici, è importante. Scusa. Sì, eh, io parto proprio dalla domanda che è stata fatta, dall'osservazione che è stata fatta prima. Sicuramente. Quello che ci illustrate è un grande cambio di scala dell'offerta di informazione statistica, un cambio enorme, quindi con un aumento della quantità e della qualità dell'informazione statistica disponibile anche a livelli molto disaggregati che sicuramente nemmeno ci aspettavamo non più di qualche anno fa. Eh, eh, e quindi io sono sicuramente d'accordo che questo determina un problema dal lato della domanda dell'informazione statistica, ovvero sia addentare rilevante, come hai detto tu Roberto prima, eh, richiede in qualche modo anche un lavoro che è un lavoro di eh, resa di consapevolezza delle opportunità che si prestano presso l'utenza. Quindi eh, c'è diciamo, un ragionamento da fare eh, a valle sull'utilizzo, non soltanto sui formati che vanno costruiti, ma anche sulla, cultura, la, sulla disseminazione della cultura statistica eh, rispetto a eh, livelli che vanno dai ricercatori fino agli amministratori, fino alla società civile, se volete. Eh, ecco, questo volevo capire. Insomma, questo... Qua... Qual è, quali erano gli orientamenti, se ci sono orientamenti? Io, eh, diciamo, intanto ringrazio i colleghi per la chiarezza dell'esposizione e per la, diciamo, la deadline che abbiamo raggiunto. Perché qui mi sembra che siamo passati veramente da, dalla teoria alla pratica con una velocità incredibile. Eh, mi sono presentato, sono Lentini, ex responsabile dell'ufficio statistica Regione Lombardia, attualmente sono in Comstat e sono qui in questa veste. Eh, volevo soltanto sottolineare un aspetto importantissimo, la disponibilità delle informazioni per i livelli territoriali, perché Roberto continua a citare Oliena e è una, è un altro comune, ci fa piacere che citi la Sardegna. Però diciamo, il tema è che eh, la disponibilità di queste informazioni per le programmazioni, io ho l'esperienza di 20 anni di regione, Lombardia, devo dire che la cosa più rilevante è avere a disposizione i dati quando ti servono. Cioè in questo momento per esempio alcune regioni sono andate alle elezioni, stanno facendo il piano regionale di sviluppo come, simile a quello che ha illustrato il collega del Friuli Venezia Giulia, è importantissimo avere la base dati per fare la programmazione in questo momento per tutti gli aspetti che abbiamo citato. Non abbiamo citato piccoli comuni, comuni montani, eh, 107.3c, programmazione comunitaria, perché eh, adesso il collega forse non ha avuto il tempo, ma noi stiamo dietro anche la programmazione europea a livello regionale. Quindi quando si fanno tutti i piani della programmazione europea ci avvaliamo di tutti gli elementi che ci servono per... IL del mercato del lavoro, eh, chi, molti di noi seguono gli seguivano, seguono gli osservatori e anche lì politica del lavoro, piuttosto che il sociale, piuttosto che la sanità, in ognuno di questi ambiti è determinante. Quindi eh, torno alla, bisogna, bisogna, fare, bisogna comunque adottare delle direttive per l'accesso ai dati statistici, mi raccomando, come ha appena richiamato Roberto, perché è la fase chiave, perché se sono dati amministrativi dobbiamo seguire il processo di richiesta al soggetto. Che è proprietario, e la fine, perché moltiplichiamo per 3-400 il casino. Invece, qui parliamo di accesso a dati già trattati, standardizzati e portati alla disponibilità. Quindi, bisogna cercare di, di venire a una regola che dice: apriamo il sito, l'ufficio statistica del comune di Ollollaj ha deciso che vuole la parte di dati che gli interessa. Ma in Regione Lombardia ci sono 1531 comuni. Questa funzione da quale stiamo, stiamo parlando è stata seguita per tanto tempo dagli uffici delle province e delle regioni che hanno supportato i piccoli comuni e così via. Quindi adesso bisogna mettere in condizione gli utenti, da quelli elevatissimi ai, ai singoli utenti diciamo, molto meno eh, forti e interessati a, a, a tutta la base dati, di accedere velocemente ai dati e quindi strutturare anche l'utilizzo perché bisogna cominciare a prefigurare i possibili utilizzi per evitare che 21 regioni facciano 21 cose diverse per raggiungere lo stesso obiettivo. Questo è l'altro tema chiarissimo, altrimenti moltiplichiamo i costi ancora una volta. Ok, eh, io direi di chiudere perché sta per iniziare la, plenaria, la seconda plenaria di questa giornata. Però una cosa possiamo proporla, eh, siccome abbiamo parlato di pianificazione strategica, di programmazione operativa sostanzialmente di controllo e gestione, noi potremmo immaginare eh, un primo output, output di questi e, e analisi di contesto, perché questo era l'altro punto fondamentale. Noi potremmo immaginare un primo output che eh, in qualche modo vale per tutte le regioni, le province, i comuni, cioè un output di base che rappresenti ancora non è le le esigenze degli utenti in senso ampio, però su quell'output che noi possiamo immaginare di progettare partendo dai registri, eh, tutti si possono orientare e non viene differenziato regione per regione o comune per comune e così via. Non è la soluzione di tutto, perché poi ovviamente ci saranno richieste più specifiche, ci saranno esigenze del territorio stesso che non credo che potrà risolvere sempre. Eh, L'istituto ci saranno richieste, dicevano, se, se gli alberi sono sufficienti in quella montagna o ce ne serve qualcuno di più, non lo sappiamo. Ecco, però, questa probabilmente è un'operazione come se stessimo parlando di formazione: facciamo la formazione a catalogo, cioè il catalogo degli output standard che eh, viene, può essere prodotto e dà il primo cardine per usare eh, la sessione su cui abbiamo lavorato. Grazie a tutti.